Benvenuti ragazzi, benvenuti sul canale Prime Video. Oggi c'è una nuova rubrica, una rubrica che viene introdotta insieme ai miei amici. <ride> aspetta, aspetta, poi faccio io l'introduzione, però intanto ti dico che c'è Francesca in arte Fraffrog e Riccardo in arte <ride> Richard Sembri Sempre così ridicolo sì. mentre lo sì. dici le cose. Sì, è vero, assolutamente, ed è per questo che Prime Video ha scelto me per telecamera, te esatto, to totale. Cioè, primo piano, esatto, ha scelto me per fare questo format di carte, ovvero a noi piacciono le carte, a me soprattutto piacciono le carte, sono un cultore delle carte, proprio mi piacciono, so anche la storia, me la sono studiata, eh, come si sono divulgate le carte qui in Italia, cosa sono diventate, come si sono trasformate, hanno seguito le modi, i costumi e ho, ho fatto anche delle mie carte e oggi siamo qui proprio a creare delle carte, che è una piccola penna, e siamo qui a creare delle carte originali, basate sulle serie. Di Prime video. E io però, un po' dar director, come faccio di solito eh, per le mie carte, con questi due grandi artisti che cercheranno appunto di riassumere eh, il mio pensiero, la mia idea su questa carta collezionabile che andremo a creare insieme. Davvero? E <ride> è il, è il senso una da carta collezionabile, su? gli anelli eh, del potere Rings sì, of sì, sì. Power, una serie tanto amata che Contiene tanti personaggi memorabili che oggi verranno ancora resi. Cosa c'è? Non puoi parlare normale? No, che verranno così. così. Va che... bene, parlo normale che verranno resi ancora più memorabili. Vedi che è triste, Non è cambiato niente. niente. Che, perché tu vedi la faccia, vedi le intenzioni, capito? Non vedi le frasi, non sente bene. Comunque, che verranno resi ancora più memorabili fissandoli nella storia. Grazie a questa carta. Cavolo che stavo. ansia pensavo di dover fare dei Quindi, disegni, sì. invece devo fare delle opere d'arte praticamente. Sì. Quindi oggi, Art Director, regia, mm. per favore, chiama qualche camera ancora. Eh, Fabrizio, primo, bravissimo. Eh, no, Fabrizio è quello che ha, fatto, eh, ha dato il nome a questo grande format. Ha, ha scelto sapientemente il font, ha scelto soprattutto sapientemente la foto che avete visto nel, nel prelive. Una foto fantastica che ricorda eh, <ride> la fede cristiana, eccetera. Comunque, ragazzi, non siamo qui a parlare di fede. L'unica fede è per Prime Video e per Rings of Power e per le carte ovviamente wow. bello mi è piaciuto no, non so si vede credi? ma quando sono nervoso faccio così <ride> non, lo lo dire. non lo sto questa giù non lo dovevi dire non lo dovevi dire detto ciò che cosa volevo dire? No, in realtà possiamo già iniziare. Possiamo sì, già allora. iniziare. Ah, dobbiamo spiegare che apporto può dare la chat a questa live. Sì, intanto scegliendo il personaggio. Esatto, sì, sì, ci sono Se tanti personaggi parla. nella serie, tutti interessantissimi. E non so ancora non sapere quale dovrò disegnare, mi mette un po' in difficoltà, sinceramente, ma credo che ce la faremo. Beh, però anche l'improvvisazione la sapete. Io amo adesso... l'improvvisazione. Esatto, poi ora che abbiamo un art director, così un serio, professionale. Cazzo. Cioè, di che ti preoccupi? Ma È cosa... lui che ha le redini di questa situazione. Sai cosa? Mi piace di più il fatto che disegniamo su questo divano e mi ricorda proprio quando sto davanti a, a, so, a casa mia a vedere le serie e quindi parto magari che sto così e poi pian piano okay, ma cazzo, cazzo, e quindi probabilmente alla fine della live sarò così po e poi diciamo come come... vabbè comunque improvvisamente la, eh, eh, la regia fabrizione ci butterà dentro un bel sondaggio esatto che è già partito chi disegniamo voi potete votare e il soggetto che verrà fuori verrà disegnato da voi eh. ma saranno due soggetti diversi chiedo al nostro direttore <ride> il soggetto. primo e il secondo secondo sì. me eh. intanto capiamo eh? vediamo cosa lui, succederà sì. con questo sondaggio intanto vediamo un po' la chat che verrà letta ovviamente c'è cioè come... qualcuno che dice di disegnare Fabrizione Possiamo? Fabrizione, magari possiamo È uno dei utilizzarlo come modello. Lo poter... mettiamo qua accanto a me e vediamo di raffigurare. Però non ha molto senso. Secondo me, raffigurare uno della regia, anche se vi siete già affezionati a lui, siete già un po' cresciuti con lui in questi 12 minuti di live. Okay. Uh, innanzitutto, però presentiamovi presentiamovi, allora, io io vi presento, sento. vi voglio presentare chi Grazie. siete, raccontatevi chi siete, che cosa fate sul web Come Francesca, mentre io tossisco? Allora, <ride> mentre il caso tossisce mi presento, io sono Francesca in Arte Fraffrog faccio disegni e illustrazioni sul mio canale YouTube dove si parla di disegno e creatività in generale quindi non è necessariamente tutto incentrato sempre solo sul disegno ma si spazia da animazione, disegno anche fai da te spesso, tutte queste cosine qui un po' spassose e basta. Non è la prima volta che disegni delle carte perché ti avevi fatto un, un video dove eh, cercavi di realizzare un tuo set di carte ipotetiche. Sì, esatto, era, era anche quello molto ibrido sul fai da te perché era proprio come farle fatte in casa anche con la versione foil un po' certo. coloratina. Quindi in realtà spiegavo sia come partire dal progetto e come poi eh, atterrare sulla versione proprio cartacea fatta in casa ovviamente non quella super pro come la fatte Dario ma insomma un po' più ecco alla mano un po' per tutti eh, prima di passare a Richard qual è invece il tuo rapporto con le carte? le hai collezionate? quali sono state le tue prime carte? che ricordo hai? allora io eh, sono stata una grandissima collezionista di Yu-Gi-Oh! Okay. però mi prenderete magari in giro non lo no, so non però veramente... io ero un esponente di quel settore lì no, no, no. collezionista e giocatrice in realtà e io eh, ero più giocatrice che collezionista per... Perché essere collezionista ero piccola, avevo tipo 14 anni, era costoso. Quindi, di base, io mi facevo i miei deck: avevo il 6 Samurai, avevo il Gladiatore Bestia. L'ho fatto per tutto un periodo quando Bis uscivano i i sincro, poi dopo vabbè verso i 17 ho smesso e... però mi sono tenuta i deck perché quelli mi piacevano tanto e sono ancora tutti a casa e con tutte le rarità cercavo di fare il deck tanto per usarlo e magari anche con i proxy quando non avevo le carte vere e proprie Passo, e poi pure. dopo magari riuscivo a ottenere quelle di rarità un po' più base e poi se sapevo che c'era anche la versione un po' più rara per, per fare la figa cercavo anche di reperire quelle però insomma era una cosa insomma un processo... Fatto con le piccole finanze di un adolescente. Ma infatti diciamo. comunque nel tuo video, no? Una delle cose che mi ha ricordato molto appunto Yu-Gi-Oh! eccetera è il, il tipo di effetto delle eh, brillante che gli hai applicato sopra. Generale, no, cioè, quello era il ricordo... brillante delle Yu-Gi-Oh! tarocche. Esatto, però. in generale, in generale, le carte tarocche che arrivavano tu dici, ma come si può ottenere questo effetto? Dice eh, ma devi usare la candeggina, la ah, candeggina! A nove anni, no? Sì, userò la candeggina per creare le mie carte. Non fatelo. In realtà con l'acetone si può rimuovere la, lo strato che copre l'olografia e quindi volendo per ottenere una carta solo di pattern olografico, perché con un cotton fioc e un po' di acetone riesce a rimuovere tutto. Quindi eri, tu. Svelare. No, eri no, 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 tu. No, 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 no. <ride> che ho messo in giro la voce da leggenda metropolitana dei tempi. No? Ecco, invece te Riccardo, che... ma raccontati un po'. Ma in generale più o meno tutto quello che hai detto... Francesca però al maschile col mio canale, cioè ho un canale di disegno che non tratta soltanto di disegno ma in generale di creatività quindi si fa un po' di questo, un po' di altro eccetera <ride> e si chiama Richard RichardHTT Hai visto perché mi viene sempre di presentarmi prima a me? Questo Così lui dice, Quoto, virgo, doppio virgoletto Al maschile, chiudo, cioè hai descritto tutto, fa. <ride> e invece te, sempre Yugi oppure sei partito con qualche altra cosa? No, io ho iniziato a giocare a Magic Ah, proprio sì, okay. sì, sì. grazie a mio fratello, eccetera. Quindi avevamo i primi deck, il, il, so, il mazzo Elf, il mazzo Goblin, queste cosette qua. E, e mi è piaciuto tantissimo fino a che non, non sono passate le espansioni. I miei interessi sono diventati sempre più, più ampi. Quindi ho perso un po' di vista. E nel momento in cui perdi di vista un gioco di carte per qualche anno è finita, cioè già dopo un, un paio d'anni sei. Vero, di... vero sei fuori è comunque vero. salutiamo il tizio qualunque che sta venendo spammato oh, in chat con le <ride> cose non oh, come mai ora che l'hai detto no, sono tutorial, esatto <ride> che per un però per continuando da un po' abbiamo e... novità riguardo al personaggio da ridisegnare è quasi, è quasi ora è finito il sondaggio sì. in questo momento Perfetto. che timing ok uh, quindi abbiamo un personaggio un po' più serio un po' meme Avete, vi siete divisi come al solito ok quindi oh. abbiamo Galadriel e Poppy ok allora <ride> Galadriel e Poppy come possiamo innanzitutto Intanto facciamo due carte una, facciamo una carta sola con loro due mm. magari così magari c'è un'interazione c'è un, un... Eh, che ne pensi cosa Può fare Cosa? No. Una carta sola <ride> sì. con loro due? In che senso? Eh sì, do, do, che fanno coppia. Ah, ok. Uh, non, uh, uh, non facciamo due carte con due personaggi? <ride> Chissà se riusciamo a portare a casa una sola oggi. Boh, che... ma secondo me se io faccio... Non so, tu quale vuoi fare, Francesca? Aspetta, io, beh, se no, se, se vi dividete... Allora, poi... Galadriel rientra un po' nei miei personaggi che ogni tanto faccio. Io, a me piacciono i personaggi femminili... Va bene, allora eh, Dal forte... P. Dal forte carisma, eh? Ok, da, sì, sì, dal forte carisma, P. Esatto. <ride> sì, sì, sì. Allora, io faccio Poppy, che tanto... Uh, a me i personaggi femminili non mi riescono quindi <ride> Riccardo può fare la versione sensuale. Io posso fare la versione comica, ok? No, la versione sensuale. adesso essere una versione strong, strong a allora, io, io ti propongo una cosa per sì. Poppy, dato che eh, vengono chiamati eh, pelopiedi Piedi. Secondo me una cosa che possiamo fare è un'inquadratura dal basso Vai dove si vedono i piedoni pelosi e poi a torre, a, torre, cioè a piramide c'è lei, lei così, che per, cioè, punto di vista così, con lei grossa così. E poi disegnarlo di tu così ci diamo un'idea. Lo di storyboard. Sì, vai, vai. Se ah, poi sì, un attimo... Vai. Allora ragazzi, abbiamo... <ride> faccio lo storyboard. Attenzione, non è Maurizio, ma è Giovanni Giorgio, per favore, grazie. Tipo una cosa così. Eccoci qua. Vedi? Mm -hmm però fatta un po' male, però dal basso. Sono curioso. Bello! Come se fosse sopra un pavimento Sembra di Sembra un cavolo. Bravissima, bravissima. Wow. E poi magari abbraccia concerte. <ride> Questo momento è spettacolare. Beh, comunque c'è da dire che sì. io non saprei fare di meglio, quindi io eh, penso quindi mi che lui è abbia già finito. fatto... Esatto. <ride> è già finito qui. Firma, piace soprattutto la faccia da Peter Griffin. Pronto, Fatto, ragazzi. Allora, grazie del vostro contributo. La live finisce qui. Grazie per averci seguito. Ci ha fatto un sacco piacere. Ci vediamo. Il prossimo Se vuoi, una, video carta, cartella, per favore. una <ride> carta incredibile, però, sì. E, e poi, tra l'altro, lei, se non ero nella serie, era quella che rompeva un po'. Diceva no, era quella un po' spaventata. Quella sempre un po' guardinga, mm -hmm. quella che temeva sempre. Quindi parla magari nel mezzo all'oscurità no? un po' severa con questi tronchi okay. secchi che, che la circondano può essere interessante come uno sfondo alla bianca neve ecco. eh, mm. neve. Neve. Eh, neve scusami neve. perché sono Vabbè. toscano è l'unica eh, cosa che apro eh, nelle vocali mm. Invece Galadriel... Galadriel, Allora, Galadriel è un... Attento a te a quello che mi suggerisci. No, no, io. no, 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 no. la allora, Galadriel è un personaggio che nella serie sì. si divide molto, è una... un personaggio pieno di ripensamenti, non so se è per colpa dei sceneggiatori o per colpa del personaggio, ma comunque sembra una persona che prima ha una furia omicida clamorosa, poi ci ripensa, poi di nuovo rabbia e poi di nuovo ripensamento. Quindi secondo me potresti fare una Galadriel che si sdoppia, cioè una doppia Galadriel, una Galadriel più... Uh, diciamo una galera del normale, eh, severa ma giusta. Con dietro una specie di stand che è la sua versione demoniaca, che vuole in un certo senso ipnotizzarla e portarla sulla, sulla via più macabra e truculenta del, okay. del, dell'indole guerriera. Ok, va bene. quindi Ma <ride> ti tocca farne due. Infatti, <ride> eh, vera... tutto... inizierò. <ride> stiamo facendo tre personaggi adesso vabbè, allora, vabbè sì. ma l'altro lo puoi fare anche molto spirito molto più abbozzato cioè non è che lo devi fare per intero capito? una Galadriel com'è? hai detto? una Galadriel fiera no? non te la faccio fare a cavallo perché sennò sarei veramente un cinico maledetto mm -hmm. però una Galadriel fiera che magari di solito va a cavallo sì però passeggia è conscia della sua potenza però anche regale con dietro lo spirito omicida che la segue sempre okay. la, lo spirito della vendetta capisci? capisco Beh. Capisco molto bene. Vediamo se cosa riusciamo a fare. Tanto te stai sul, sul mio storyboard del Sì, 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 assolutamente. Sei pazza, comunque, bella come idea. Mi piace. Mi piace, mi piace. È capito che sceglie Dario cosa disegnare è eh bello, eh, è un po' il principio. <ride> il del... principio del Poi è partito Victor Laslo. Comunque, non è, non è più vabbè, se... piano piano rifacciamo tutta YouTube Italia dei vecchi tempi. Ecco. Che bei tempi che erano, okay. belli e bruttissimi allo stesso tempo. Secondo me, però, raccontavano qualcosa. Io intanto sono qui con la chat, ragazzi. Se avete domande, robe, io ci sono Uh, piglio, sì, sì, piglio. Ma eh, ragazzi, è una parola italiana. Eh, si utilizza assolutamente. Ma che vuoi? Ma che vuoi? La chat Almeno potete interagire, Dario. Fagli fare cosa vuol dire? Non so chi sia. Ho oh, le mutande, sì, ho oh, le mutande oggi perché è una cosa importante, sono qua con i miei amici dopo Bonnie, tanti anni. Che onore! <ride> che onore! Allora mi ti saresti dato senza? Io non le porto di solito. è bello saperlo. Ma in realtà perché sono scomparso. Meno male che abbiamo degli questi. amici importanti e te le sei messe. Ma stiamo parlando di, di Rings of Power, i pelopiedi sono, sono un po' come me, capito? Cioè sono nelle lande desolate, si spostano spesso, la natura, tutti scalzi, io vorrei vivere così, capisci? Capisco perché. Ma loro hai la certezza che non abbiano le mutande? O sì. è stato nato sulla città. No, posizione? certezza al 100%, hai sì, controllato. Stai, lo fai, solo le mutande per lo piedi. No, perché la lore la sai tu, cioè io non è certo, che certo. mi intendo hai di più. Ma in marillion, questo, questo ah. che non portano le mutande. Ah, ecco, perfetto. Ah. E allora sì. Dario, ti sei messo. Sì, sì, l'ho fatto tu. Sono pulitissimo e profumatissimo. Ragazzi, non è che, siccome non metto le mutande, allora sono sudicio. Dari, hai già avuto modo di mangiare un po'? può venirmi questo pensiero. Io non so ma come su, può cioè, non iniziare. Eh. Dari, approfondiamo il discorso. No, non lo approfondiamo. Dari, hai visto il... Eh... Non, cioè, non, non, cosa c'entra parlare di questo adesso? Parliamo un po' delle carte, così facciamo un breve cappello iniziale su, su come sono nate. Tu sai come sono nate le carte collezionabili. Perché noi eh No, io non la... lo so. Le disegniamo, ma sono nate per le sigarette. Davvero? Ah, sì. Eh, sì. Questo è un canale assolutamente contro il fumo, però... Tra e poi intento ridere dalla regia, poi io vado ancora più... quindi è meglio non fare finta di niente. È un canale assolutamente contro il fumo, fa malissimo ragazzi e bambini, ma soprattutto le carte sono nate perché venivano date come regalino all'interno dei pacchetti di sigarette. Ma si parla di fine 1800, all'epoca proprio del, dei cowboy. Davvero? Sì. Io ora mi, eh, mi è difficile capire quando è che stai dicendo una cavolata quando stai dicendo una cosa Questa seria. frase l'ho sentita, credo, nella mia vita mh, almeno un milione di volte. Ma è tutto vero. C'erano delle piccole, non erano come le carte che state disegnando adesso, cioè con la dimensione standard, quella da Magic, Pokémon, eccetera. Ma erano tipo delle carte più sottili, lunghe e strette, che venivano appunto ficcate nei pacchetti di sigarette e raffiguravano. Uh, capi dei nativi americani okay. uh, qui, oppure uh, piante uh, animali e, e venivano dati e venivano distribuiti ma si trovano anche sui bei lotti eh, giganteschi di queste carte a pochissimo perché comunque ne stampavano tantissime anche se sono comunque di un'altra epoca eh, eh, mo, chi è che sta commentando col vostro canale c'è cioè il vostro canale verificata che ha appena commentato ed è strano perché siete qui a disegnare. Sì. Siamo uno, nessuno e centomila. Ciao. E... e comunque sì, è molto interessante. Poi sono andate di brutto le carte collezionabili sportive, del baseball, basket, eccetera, ma baseball soprattutto in America. E poi questa cosa è ovviamente è arrivata anche in Italia, ma da noi sono arrivate tramite eh, più che altro figurine. C'erano delle carte che venivano regalate per dei brand del passato. Di, di prodotti tipo sai, biscotti, cucine, eccetera, venivano regalate queste carte e poi sono diventate figurine. E il primo album che ha fatto impazzire il mondo è, mi pare, Animali del Mondo. Mm. Si chiama, Che erano Qual figurine è? tipo francobolli eh, quadrati e lucidi che venivano appiccicati uno dopo l'altro in un album di figurine. Animali mm. del Mondo. Ma si parla del, credo sì. degli anni 50. Ah, ok. Vabbè. Sarà stata una coincidenza, però uno dei miei primi album di figurine era proprio sugli animali. Sarà che poi si è tramandata un po' così. No, l'hanno anche ristampato. No, eh. okay. Però sì, vabbè, album sugli animali l'hanno fatto Eh, l'hanno fatto tantissimo, ma siamo messo anche sulla scia del successo, magari. Non so. Io se penso alle figurine, penso ai Pokémon, ovviamente. Moltissimi della nostra generazione siamo avvicinati proprio ai Pokémon. Ma quello, certo. E l'altro sui calciatori. Eh, oh. Che sono le grandi due cose sì. che. L'album dei calciatori è quel tipo di roba che a me non me ne poteva fregare di meno. Però, siccome tutti ce l'avevano, dovevo averlo pure io, non ho mai fregato nulla, mi mettevano in porta perché ero grosso e quindi prendevo le palle in faccia, non mettevano in porta, ma lo facevo. Ma la cosa, la cultura dei figurini è tutta nostra. Anche mm. perché in America, quando usciva un nuovo film, un nuovo brand da pubblicizzare, si faceva il set di carte collezionabili. Mm -hmm. la, la, la Skybox, Tops, eh, veramente tantissimi marchi che le stampavano. Da noi invece c'era l'album di figurine. Mm -hmm. Quindi è molto interessante. È un fenomeno tutto italiano. E una... No, non è possibile. Possiamo dare qualche parere sulle carte? Beh, i ragazzi stanno andando ragazzi, avanti. Ragazzi. Quindi... sì, a proposito, se avete dei suggerimenti. dato esatto. che voi fate parte insomma, di questo sviluppo creativo adesso, l'art director ha detto la sua. Ma voi. Eh... Ma potete stravolgere in qualsiasi momento, eh? esatto. Cioè, nel senso, dite, no, a me l'idea non, non mi piace quella di Dario, mm -hmm. ma. Ne volete fare non una molto più semplice? Non prenderemo mai in considerazione quello che dice la chat. Ma Anzi, ne... è l'errore più banale da fare su Twitch, dare retta alla chat. Boh, sei già scaricato, senti, oh. Mamma mia. Oh no. Pila, sostituire pila al volo. Ci vuole anche un cacciavite, eh? Aspetta, voglio vedere come il, il prossimo deve essere imperdibile. Wow, la decadenza, no. va bene, è andata così, eh, cancella tutto, Cosa? avevo detto di cancellare tutto, ma ti consiglio di non farlo. Tanto sta venendo molto bene, mi piace che hai scelto il profilo da mettere dietro. Sì, perché in realtà mi è piaciuta l'idea di dare, capito, due sfaccettature al personaggio, però non so, in un certo senso mi sembra un personaggio anche malinconico, capito? Okay. Okay. Infatti ho visto che stai usando un profilo un po' più sì, decadente, sì, cioè che eh, lei ha molta um... Abbiamo sostituito intanto il pulsante eh. con... Perfetto, con un altro smano. Tanto inizia anche quella fare Sì, sì. sì, sì. No, appunto, perché mi sembra appunto che è un personaggio molto agguerrito, ma con tantissimo appunto, risentimento, ma allo stesso modo il, il contesto che la circonda uh, e i personaggi che, 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 che incontra nella serie, no, non. Sì. Non, non riconoscono in lei questo, capito, che questo sentimento ah, stimale. All'inizio, no, lo, cioè, da, loro quindi, proprio non credono al esatto, loro spirito, a sì, sì, cioè, quello che dice. E quindi c'è questa estrema malinconia e tristezza, ma allo stesso tempo voglia di vendetta a tutti i costi, però capito molto triste. Okay. Sembra. Si può vedere regia Fabrizio, potresti. Eh, no, quella di Richard mentre descriveva, volevo vedere un attimo. Ecco, quello è il profilo che stai cercando sì. di costruire, vedo. No, Questo è mica come, come idea, invece dello stand abbiamo comunque una sorta di doppelganger gang, ecco qua, e <ride> esatto. però. Più. Eh, questa sì, è la malinconia, sì, 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 sì. Okay. La Invece vediamo cosa sta facendo Francesca. Ma io sto cercando di capire, innanzitutto, questo personaggio cosa ci vuole comunicare. Secondo me, confusione. In ma Lei momento. vuole mostrarci i piedi e basta. Esatto, solo i questo... piedi, è sì. un only fans. No, no, è un elemento caratteri, Salutiamo. Comunque, noi siamo a favore, non lo so. Comunque, o contro, rimaniamo <ride> pepero. Pepero, stabili. <ride> Però. Eh no, siccome siamo pelopiedi noi mettiamo risalto l'elemento più importante di questa... Assolutamente. Grazie. Esatto. Nazi, Poi sì. la simmetricità che dà stabilità all'illustrazione, assolutamente un personaggio che ci tiene che il suo universo sia stabile, lei non vuole rischiare, lei... Non si accolla rischi, non si accolla problemi. Lei è una persona semplice. È un po'... facendo cose a caso. Eh. No, no, è un po'. È un po' <ride> okay. Non volevo dire c'è una parolaccia che non si può dire, però è un po' cerchio bottista. <ride> Cosa significa? Cerchio bottista che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ah, capisco. Vabbè. Per un tipo dai. Insomma, era vero <ride> il punto, però me l'ha fatto di. Comunque, mi piace molto che uh, i tronchi vadano verso i dei si dei... sì, sembra una cosa ah, addirittura no, ti dare... chiedo, no, ti no, chiedo no, 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 director no no no, no, no assolutamente no, no. Devono, devono soltanto contornarla sì non sì, sì mi piace Vabbè. che comunque riempano in questa maniera è bello Dario cosa ne pensi delle carte collezionabili del non riesco a capire che cosa hai scritto non riesco a leggere di rings of power non sono state ancora fatte carte. le stiamo facendo noi adesso <ride> Dario il bottone Dario il bottone è qua Uh, Dere, facciamo vedere, per i come si mangiano quei popcorn lì sul tavolo, non ho molta fame in questo momento. Bellino così, tipo, che sta facendo un po' le scale, non c'è certo Sì, certo. lo volevo, non lo so, dimmi te. Io, sì, io sì, mi mi piace, piace, mi piace, Va mi piace, beh. mi piace molto. Tra l'altro mi ricordano i piedi di Ugo, te lo ricordi il gioco per PS1, il diavoletto? C'aveva cioè questi piedoni un po'... Ugo. Vagamente, c'è un nome che non mi è nuovo. Ugo, grande nome. Grande... Victor Ugo. Ma certo Ugo con l'acca era un gioco orrendo una taga sì 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 Ugo in ok con tutto con il nasone l'ho ricollegato no ragazzi è successo un casino ma i popcorn è una referenza no i popcorn Il mm -hmm. mondo cinematografico all'intrattenimento eccetera o oh, nel frattempo ogni tanto ricordatemi quanto tempo passa eccetera perché e... tu stare qui un sacco no no tranquillo tranquillo vai siamo ancora in vola tranquillamente ehm um... Da questa inquadratura si può controllare se Poppy eh, è in, in, effettivamente un grande personaggio di questa serie. Io sto cercando di <ride> modificare <ride> i messaggi a seconda del... E un lo è. È un grandissimo personaggio, veramente... Grandissimo. Veramente grande. Assolutamente. Intanto, comunque Poppy calcola che sempre questa espressione da un po'... come se si fosse... no? Un po'... come se si fosse liberata di un peso. Dentro di lei. Dici questa espressione? Esatto, guarda un po' più un po' più un po' più generosa. Generosa mi piace. L'ho citata. Ho, ho preso la citazione da Gardaland. Io volevo fare un tu po' scompigliata. È che se tu vai a Gardaland, c'è una voce che ti dice: se siete persone dalla circonferenza generosa, Batteria. potete testare la vostra se si allacciano le cinture sui sedili di prova, in non modo da evitare spiacevoli, spiacevoli dispiaceri. Dispiaceri, no? dispiaceri, e nessuno vuole avere dispiaceri. Super polite proprio. Yeah. Io vorrei farla, so, con i capelli un po' scompigliati. Perché comunque spesso. Mh, appunto, cioè, è un personaggio che ho visto. Da molto, sì, 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 sì. Infatti. anche quando gli scoppia il vulcano addosso. c'era tutta la scena e lei, era tutta questa sì, guerriera piena di sudore, molto del... Ma è sì. questa definizione suda sì, parecchio. È una guerriera che, comunque, non ha, non ha timore di sudore e, tra invidio, è assolutamente a favore del sudore, del sudore. e degli afflori che ne generano. Quindi state tranquilli. Dare qualcosa in testa, no, non c'è cioè, la mia calotta cranica. Eh, ecco Questa è una domanda importante. Credete che il Napoli vincerà lo scudetto? <ride> Guarda, Ma... io me ne interesso molto. Ma allora, ragazzi, questo immaginate? Napoli è un grande Napoli. Eh, non il problema del Napoli, come sappiamo. È che nella seconda metà del campionato, vogliamo veramente vogliamo... parlare di questa cosa. Mentre disegnate dovremmo fare una certa no, Una pezza, no? <ride> sì, sì, sì. Ecco. Solo... Il calcio è proprio una delle cose di cui io non so assolutamente niente. Ti spiego io perché hanno visto vedimi, il colore dietro mi... e si vede dietro. C'è il Napoli. Napoli. La seconda parte dei campionato è sempre problematica per il Napoli perché si scarica, si scarica e quindi i giocatori si stancano, eccetera. Se il mister, tra l'altro, chi è il mister del Napoli? Dai, eh... il Toscano, Senese. Cosa? Essenese, il... ma non è del Napoli. No, non è che devono appartenere alla città <ride> per esatto, Allora, no, Scusa, ma cioè, mi sembra una cosa. Vabbè, oggi, Spalletti, ma... Spalletti. Ma non è del Napoli, quindi va no, bene. No, no, è... è toscano. Comunque Spalletti sta gestando un grande Napoli che addirittura forse può andare oltre il campionato, e forse mirare la Champions League. Vediamo, ragazzi, ma veramente non è il momento di parlarne. Ma tu sei veramente? Cioè, sai quello che no, stai dicendo Ma mi piace eh? perché poco fa ha detto: io sono uno che non gliene può fregare di meno del calcio. Quando l'ho detto, <ride> ha inventato testimoni qui in sala. l'avevo sì, sì, sì È vero, l'ho detto? Sì, okay, ricordo. No, ho no, detto proprio stavo... ora, fammi parlare sì, di qualcosa. Sì, sì. Le uniche due o tre cose che so, così faccio la figura di quello che è un po' come quando è iniziato a parlare delle carte, che insomma, si sa che oltre a quelle due cose, non è che sai, <ride> ti distruggo <ride> Non puoi distruggermi, devo impegnarmi nel disegno, devi eh... solo parlare bene. No, no, va, va perché voi non avete mai fatto una squadra in vita vostra? No, all'inizio Roma. Però Vabbè, perché sei di quelle parti... Esatto. Lì. Però te stavi in campagna... Cioè sì, stavi in campagna. Sì, ma in realtà io sono di un paesino, di Palombara Sabina, quindi... cioè. Ora, ma non me ne fregava assolutamente niente. Dicevo che ero della Roma soltanto per sentirmi parte di qualcosa, ma poi alla fine quando ho capito che quel parte di qualcosa era una parte che non mi piaceva, perché non mi piace il calcio, mi spiace, eh, ho iniziato a dire sono della pagnotta. Beh, Giusto. La pagnotta. La pagnotta. Eh, la pagnotta. Quando non, non è di niente. Mai sentito dire, ma sì. siamo un tutti con te, secondo me. Scusa, a Roma, si dice però... che sei della pagnotta, guarda, certo, però video poi a favore di questa definizione: sì, della pagnotta, sì, va sì, bene. Io ti ho sempre invidiato, tra l'altro, perché quando venni a trovarti, eri circondato dal collezionismo. Te hai sempre avuto quella sì. fortuna lì. Sì. Eh, questa è una, una roba che non è da tutti, è eh. una cosa. che anzi mi ricordo questa stanza tutta piena di trenini, giocattoli, roba. Sì, rob infatti c'è Francesca che cerca in tutti i modi di eh, prendere questa mia cosa che con cui sono cresciuto. Mio padre appunto è un collezionista, ha collezionato di tutto. A Roma c'è eh, Porta Portese, con certo. cui dove puoi comprare, potevi ora magari non più, però a suo tempo comprava di tutto, oggetti di antiquariato, i flipper, cose di qualsiasi tipo. Beh, e visto. io quindi sono cresciuto con questa voglia dentro la mia casa, per esempio, di... Essere circondato dalla cosa che, dalle cose che mi piacciono, per esempio mi piacciono per esempio, gli strumenti musicali, anche se non imparo a suonarli tutti quanti. Ah, mi piace proprio la sì, forma. Capito, la... In generale, sapere che a casa ho l'otamatone, che è lo strumentino bene, così, sì, poi bene. magari ho la chitarra, che ogni tanto faccio così. Cioè mh, mi piacciono alcuni strumenti, mi piace avere, il invece Francesca è molto minimal. Quindi, Ah sì? Eh, sì, sì, sì. No, a me piace, mi piace avere poche cose mh, a cui do un grande valore. Ci sta. Capito? Quindi, cioè appunto. Se ho un oggetto di cui però conosco tutta la storia, tutte le cose e tutto, allora lì mi dà soddisfazione. Però l'idea che ci sia una collezione invece mi, mi disturba quasi. Tu mette ansia? Sì, mm. perché mh, mi sento in uno stato di oddio, ma questa cosa io non ne sto. Eh, fruendo il 100% della sua essenza perché è tanto e tutto insieme e quindi mi verrebbe piuttosto da dire è una collezione collettiva di tutto lo studio, tutti noi possediamo questa cosa perché mi sento meglio a pensare cioè, che Ti ti piace condividere con gli altri quello che, che collezioni quello che ti circonda anche? Sì, se possibile sì. Ok. No, io invece mi sono accorto che per me è quasi una droga, nel senso, mm. anche se noi siamo totalmente contro ogni forma di droga, eravamo a favore di tutto quello che abbiamo detto. No, stavolta siamo contro, Perfetto. ci siamo esposti tranquillamente. E, io quando compro qualcosa, che colleziono, mi dà una botta di adrenalina assurda che dura sempre meno e poi stipo tutto lì e via. Io secondo me a un certo punto impazzirò, e venderò tutto e eh, diventerò tipo usonia che, che vende tutto e vive in una casa tipo, senza mobili, senza niente. <ride> cioè c'è lo stretto necessario per sopravvivere. Ma, sì, eh. Eh, ma ti capisco perfettamente. Infatti, anch'io sto cercando di essere un po' più come Francesca, di moderarmi e di fare in modo che se mi dedico a una collezione, a un qualcosa che voglio avere, è qualcosa che ho deciso di capito Di avere il piacere okay. di avere non lasciarmi trascinare da queste emozioni che alla fine uno si trova anche un po' prigioniero delle proprie collezioni, no? A cosa collezioni, Teher? Ma allora adesso ci siamo appena trasferiti, quindi abbiamo una casa che è completamente vuota e quindi è un modo anche per ricominciare. Bello, riempirla è fighissimo. Sì, sì, sì eh, tu dici riempirla è fighissimo mentre no, lo... dice. No, vabbè, è bello io... vederla vuota. E beh, a me piace l'idea che sia una casa cioè minimale, non lo so è una amica. no ma no, ci sta eh. ci però ci sta, per dire sì. eh, recentemente ad esempio però non sono una che è totalmente che detesto le cose inutili per certi versi perché una collezione è inutile cioè non ha un uso che è un condimento di... della vita cioè è una roba che esatto. te, te la abbellisce se vuoi esatto. se non ti piace giusto che non ti piaccia no no però ad esempio recentemente sono stata um, ho fatto anche un video riguardo sono stata a un'asta dove ho comprato una tavola di cavazzano Bellissima, due ne ho comprate mamma mia perché um, da piccola ad esempio sono stata una grandissima fan di topolino in particolare di papà per me è stato proprio un, un segno, un baluardo della mia infanzia. No? E e quindi capito una cosa del genere è una cosa tra virgolette un po' da collezionisti perché assolutamente cioè non saprei dirti un mm, po' molto... sì no. allora sì secondo me sì però ecco per esempio i collezionisti d'arte mm -hmm. eh, cercano di comprare più opere possibili se te invece mm -hmm. volevi quell'oggetto lì di Cavazzano mm -hmm. perché ti ricordava Topolino rifissato con Cavazzano ti garbava eh, Paperone mm -hmm. è più una roba a cui hai dato valore come dicevi prima cioè okay. è un, un oggetto che volevi perché ah, okay, ti ricordavi okay. io faccio così ma in maniera massiva come fare Okay. Cioè, io non potevo i miei. Eh, io vengo dalla famiglia strapovera, no? Mm -hmm. Mi pare operaio, mi ma casalinga e mi regalavano come Charlie della fabbrica di cioccolato tre bustine di Pokémon all'anno, okay. a chiesima, a comunione, il compleanno, il Natale. Quindi io mi sono accorto che sto comprando tutto il possibile delle cose che non avevo da ragazzino perché le vedevo ai compagni di classe che sono spietati mm -hmm. quando sei elementari, mm -hmm. ti pigliano Vabbè. per il culo da qui al post atomico, dicendoti qualsiasi cosa perché non te la puoi permettere. E allora io colleziono la roba che non potevo avere, già giochi della PlayStation 1, i Game Boy, le carte Pokémon, i pazzetti di gomma, Mi sono fissato anche con quelli. Ecco, per una gran parte della mia infanzia ho collezionato tutte le console Nintendo. Era proprio una cosa che le compravo non per usarle, ma solo per averle. Ti piaceva Se, il... Il, il... brand in generale, sì, ma sì, è, sì, sì. era proprio una passione, anche questa, trasme... questa me l'ha trasmessa a mio padre, nel senso che a lui piaceva molto, cioè lui era quel tipo di persona che arriva... Arrivi a casa e ti fa oh guarda che ti ho comprato la Play 1 e tu dici ma non te l'ho chiesta ma, che... ma... <ride> ma perché voleva lui no? ma ha per... eh, <ride> fatto così solo per la Play 1 purtroppo poi Continuo. dopo chiesto c'è Oliver Decao in chat Gra ciao Oliver hai avuto molta fortuna oggettivamente sì tu su questo aspetto sì io dovevo piangere in ginocchio e trovare degli stratagemmi assurdi per averla <ride> eh vabbè eh, lo so, e quindi, diciamo, per un certo periodo eh, mi sono appassionata molto all'universo Nintendo. Infatti, prende, cioè, prendevo la rivista, capisci? Bellissima quella, Non ti ricordi che era a forma della console sì. che usciva? C'era cioè, la rivista quadrata per quando c'era il cubo. Esatto. Quella un po' più lunga per lui. Sì, 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 <ride> che ricordo. figata quella roba. NRU, la rivista ufficiale. Sì. Sì. A sentire l'ansia del, del tempo? Eh, no, io... stai sì, veramente super in bolla, manca tipo un'ora e un quarto, un'ora eh. e venti, lascia voglia. Non ho mai detto... No, assolutamente no. Tra l'altro ho letto carta preferita di sempre, io dico ragazzi in maniera scontata e banale. Il Black Lotus, penso che non ci sia carta più iconica, è la carta che rappresenta il collezionismo di carte, le carte in generale. Questa la, la conosco pure io che non ho mai giocato a Magic, cioè è proprio super inflazionata. Tutti, 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 è proprio una roba super iconica, super iconica. Però se ti devo dire qual è il set secondo me più rivoluzionario, più uh, storico, il set che ha veramente cambiato le, la storia del collezionismo del trading card, no? del trading card game. Vi dico il primo set di Mars Attacks. Senza Mars Attacks? Sì. Il Fai film, film di Barton viene da un set di carte degli anni... Del 62. Sì? Sì. A me piaceva un sacco quel film. Era... Sì, forse sa quello di cui parla. Forse non è... Ma sai così. che ogni volta io lo, lo cito questo film, non, non, cioè non ha avuto il successo che... Cioè ha avuto successo? Eh, bah, diciamo che il pubblico si è un po' diviso perché era un film eh. molto violento, la gente si aspettava una commedia. È una eh, commedia. È, è piaciuto. Humor. È molto figo. Sì. Che sembra essere una cosa, ma poi ti, 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 ti lascia quel... Cioè, per me, sentire gli alieni fare attacca, 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 che arrivano in pace e poi ti uccidono malissimo è bellissimo. E anche le carte sono così: ci sono proprio delle, delle robe straviolente, hanno tutta una storia Stupendo. particolare. Sì, sì, sì. Ma lo sai che hanno fatto anche? Degli spin-off, uno che si chiama Dinosaurus Attack. Dove ci sono no. i dinosauri, anche erbivori che fanno delle stragi senza. Sembra senso. un po' una cacchiata questo e no, è figo, e figo, a me sì? piacciono tantissimo. Okay. E poi ce n'è eh, un altro che si chiama Terrorist Attack, dove hanno fatto. Non sto scherzando, un set di carte su tutti i più grandi dittatori e terroristi del mondo. Cosa? Te lo giuro, esiste. Ma è bellissimo. Sì, sì, ecco sì. questa è una cosa che forse vorrei. Non costano tanto, si trova il set completo senza problemi, anche perché un credo la gente voglia collezionare Mussolini nell'album. Quindi, però esiste, ti giuro. Fantastico. Eh sì Fantastico. Uh, c'è cioè pure. No, quello non la, ri... non la ricordo, Carlo. Sinceramente. No, ci dissociamo assolutamente. Però, è... è storia, ragazzi. Nel frattempo, se c'è qualcuno che ha un po' di suggerimenti per i nostri disegni, ma prima... sta andando benissimo, eh, ragazzi. Sta andando molto bene, senza problemi. Uh, Dario. Uh, pl uh, please dammi la lore delle Lamin cards. Uh, mm. ma le Lamin cards sono nate come forma appunto di collezionismo alternativo. Si scelse questo supporto un po' particolare che era la plastica trasparente, che ha dei vantaggi e degli svantaggi. Innanzitutto, c'è il vantaggio che hanno un fascino mh, senza tempo, secondo me, perché questa cosa di fare le carte trasparenti con il soggettone scontornato. Non so perché ma era un'attrazione per i bambini unica, anche per l'odore, perché tutti si ricordano l'odore dell'Amikas. Quando le sbustavi veniva a fare questa botta oh, cavolo, di, sì, di ossina, è... poi tossica, però... Eh, no, tossica no, siamo contro la tossicità e ringraziamo quelle... le aziende che stampano l'Amikas ancora oggi, scherzo. Però l'odore era veramente caratteristico e addirittura molti delle nuove generazioni, le generazioni successive alle mie... Identificano l'odore delle RamenCards come l'odore del collezionismo più di altre, co altre, altre cose. Addirittura il fascino per le carte trasparenti diventavano carte di pregio nei set americani. Per esempio, nei, nei set di carte Pokémon della Tops, nel set di, del film di Lugia c'erano queste chase card, cioè le carte che vengono fuori una ogni 3000 pacchetti, ogni 360 pacchetti a seconda della rarità, che erano un tot di carte. Trasparenti, le chiamavano clear card ed erano ricercatissime, no? Perché, oddio, la carta trasparente, assurda! E tecnologia incredibile. Qua ci abbiamo fatto dei set completi e sono diventate famosissime. Quelle di Dragon Ball, di Metarot, dei Pokémon, ti posso dire quelle che mi ricordo io? Sì. quelle del wrestling, eh? Beh, quelle C è stato il periodo sono... in cui andavano un botto quelle. E anche lì non me ne fregava nulla, però Fantastico. siccome a tutti piacevano... Purtroppo mi sono perso questa, questa cosa... Quelle del wrestling? No, in generale, questo, questa di di sì. Ah, quelle con il fondo trasparente, dici? No, no, no e... quelle del wrestling ci avevano oh. anche, il... sì. tu ricordi, fluo, fosforescente... Sì, 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 sì. No, mi dispiace, non... Sì, sì, andavano di brutto mm. e tra l'altro l'azienda esiste ancora, ha cambiato sì, veste, sì. però il team... Il tizio che ha fatto le carte l'ho conosciuto a Lucca Comics, perché abbiamo fatto una collaborazione insieme e mi ha parlato di, di quando ha costruito quelle carte. Ma in Italia pensa, abbiamo sì. fatto anche dei giochi di carte su brand potentissimi, tipo di Dragon Ball, c'era cioè un gioco di carte, eh, su Kenshiro, su Cavalieri dello Zodiaco, l'ha fatto tutta un'azienda italiana. E anche le carte... Ah, ma penta, eh, sì. non l'avrei detto. Sì, sì, sì. Uh, e, e poi ora le AmiCards, prima erano di panini, adesso sono della Diramix, quindi ancora si fanno e sono belle secondo me spaccano hanno un fascino e poi le carte lenticolari che ora non si fanno più quelle che si trasformavano in 3D quelle, poi, che, quelle, si quelle che avevano più sì. fotogrammi sì, sì 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 ah quelle orribili eh, non ti piacciono quelle no. che, che, che quando grattavi dava quel nome eh, sì, sì 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 ma non era fastidioso io lo trovavo molto bello anche a me piaceva il no, grado di profondità mm. le... no invece mi sembrava una cosa un po' pacchiana ok infatti andavano molto negli anni 90 Uh, perché non so quanti anni avessi io quando le ho viste, però già che pensavo all'epoca, eh sì, eh, mi sembra una cosa un po' pacchiana, fa capire che tipo di ragazzina è. Mm. E adesso non si fanno più perché costano un boato. Cioè, Fare una carta lenticolare è sì, complicatissimo. Eh? Sono mm -hmm. tipo 20 strati che devi unire in un'unica carta, e quindi costa molto, anche perché il prezzo della carta è aumentato. E prima invece sì, sì, si facevano perché anni 90 ti ricordi che c'erano anche le mini carte dei Simpson dentro i succhi yoga che eh, prendevi il set da tre e le nascondevano dentro infatti molti bimbi andavano a aprire il cartone rubavano la carta e andavano via io non ecco, l'ho mai fatto noi eh. no, siamo contro i furti contro mm. i latroscini assolutamente tra in video prendere distanze però, è un racconto degli anni 90. Ai tempi eh, si poteva anche perché c'è stato Tangentopoli, eccetera, Tangenti. Quindi si rubava molto, certo. I bambini poi hanno, preso, hanno avuto un grande ruolo in Tangentopoli. <ride> Adesso è non certo. si ruba più, erano figli di quel periodo, capito, certo. E quindi pri principali responsabili? No, tuttora in carcere. Principali responsabili? No, <ride> le schede telefoniche, eh, oddio. Bravo, Oliver. Bella domanda. Le, le schede... schede telefoniche tramite mio fratello, spiega cioè nel senso le <ride> schede telefoniche per <Il> mio fratello <ride> condizionava le schede di carica telefoniche e quindi tramite mio fratello io vi ricordo che aveva tutti quanti cosi, i cosi Lo sai che mi sono accorto di una cosa inquietante che per cosa? noi cioè che io l'altro giorno ho dovuto spiegare le schede telefoniche incredibile perché le nuove generazioni non lo sanno cosa sono Ma sai che a me me lo dovresti spiegare perché non, non ce l'ho mai avuta e non ho mai visto usarla Eh ma perché appunto Ma ti chiamo io ma, ma come lui 93 però è proprio una questione cioè io non avevo, non avevo un fratello maggiore capito okay. quindi eh, non ho mai visto usare 93, una cabina telefonica ancora, vabbè comunque ragazzi per chi non lo sapesse ai tempi ragazzi è assurdo ma chi è nato nel 2003 nel 2004 non sa di cosa si sta parlando però eh, ai tempi per fare le telefonate non c'erano ma io mi sembra che la se sì, oh. ancora le cabine telefoniche sì, eh, sì, vabbè ma ormai eh, sono bagni praticamente comunque non importa Uh, bagni perché accoglienti e <ride> zona di comfort comunque ai tempi invece di usare gli smartphone si usavano le cabine telefoniche cioè te entravi dentro e usavi il gettone per fare la telefonata i denari oppure le schede telefoniche le andavi a prendere nelle tabaccherie anche se ripetiamo siamo contro il fumo e uh, cosa, cosa si studiò l'Italia? è una forma di pubblicità incredibile perché ognuno cioè, tutti usano le schede telefoniche, le utilizzano per telefonare, quindi sfilandola continuamente dal portafoglio, utilizzandola continuamente, vede quel messaggio pubblicitario sempre pubblicità gratis. Hanno iniziato a stamparci di brutto. Ma era talmente facile comprare uno spazio pubblicitario sulla scheda telefonica che anche eventi locali tipo il palio delle, de, delle caravelle uh, sul lago di Garda ma non sto scherzando e la festa dei, dei cani che scoreggiano a Montepurciano mm. venivano pubblicizzate eh, sulle schede telefoniche e la rarità veniva data dalla tiratura cioè da quanti esemplari venivano stampati e venduti e infatti se te ruotavi la scheda telefonica dietro c'era la tiratura c'era scritto tiratura 100.000 pezzi 50.000 pezzi e più era bassa la tiratura e più era rara la scheda telefonica Fun. incredibile, sì, quindi, non la quindi meno pagavi e più era rara cioè, per far muovere. In sono tese. sempre mille lire, 5000 lire, però eh, la trovavi magari solamente in Toscana, in certe province perché la pubblicizzavano lì ed era una cosa eccezionale. Ed erano opere d'arte, alcune veramente, perché erano locandine, poster, foto splendide. Sì, me le ricordo con dei bei disegni, anche, certo. Eh. Io ho, non ho comprato anche un botto di, eh, giapponesi perché figurati loro. Il capitalismo per loro è imperante, regola anche se siamo a favore non lo siamo non si sa però il capitalismo <ride> ha comunque eh, cambiato la vita eh, de del Giappone e loro hanno utilizzato questo metodo per fare delle schede telefoniche addirittura non ci telefonavi ma erano da collezione, li prendevi nei parchi a tema eh, tipo set de de dei paesi del mondo eh. e facevano questi set meravigliosi con eh, disegni che si illuminavano al buio eh, olografie senza senso io sono una scatola intera perché secondo me merita ecco addirittura andavi a un tempio. E prendevi la, la scheda, prendevi la scheda telefonica di quel tempio dorata con tutte le serigrafie particolari. cioè come se io vado in chiesa e piglio la scheda telefonica di Gesù. cioè, siamo a favore, tra l'altro, della libertà di culto. Quindi si può dire questa cosa tranquillamente. Cos'è che sbucci lì? Ah, sì, è vero. È così, questo è importante. Grazie, Virginia, della regia ci suggerisce questa cosa. che Se avevano ancora l'angolino, la scheda telefonica valeva di più perché per utilizzarla devi staccare un angolo della scheda telefonica. Grazie di avermi infuso questa conoscenza sulle schede telefoniche. Mai sentite. Cioè, per me, potresti avermi detto un'enorme cavolata su una cosa è mai è Tutto detto. vero, tutto vero, wow. tutto vero. Siamo tutti. su Sì, ma anche io ci credo sul fatto che sia vero. Non credo che Agnese abbia commentato così in chat. Però, se è vero, ciao amore, sono qua. Ragazzi, potreste utilizzare dei pennelli che ricordano. No, però per Wow, l'anazione! C'è mia moglie in chat. Ciao, amore, tutto ok. Se, se puoi non commentare più così mi fai un favore. Ehm... E invece l'ha fatto. Però sì, sì, ho capito, mi hanno confermato anche dalla regia che c'è mia moglie in chat. Sì, Va bene, <ride> eccoci. Ciao, ciao Agnese. Sta venendo benissimo, tra l'altro, posso dire, bellissimi io, piedi. Me, guarda, cioè, come grazie... sta venendo? No. <ride> oh, ma perché c'ha <ride> il triplo quadruplo aumento? Ma perché non so. Allora, io devo ammettere che non ho studiato molto come fare soggetti con delle abbondanze. Quindi, <ride> ecco, ora mi ritrovo un attimo un po' impreparata, ma. C'è veramente un comando della chat di Prime Video che è un saluto ad Agnese, riscattabile con i punti canale, vabbè l'hanno fatta adesso praticamente, va bene. Comunque sta venendo tutto, tutto molto bene, quella di Richard è un po' più classica, invece la tua è improbabile, cioè è una carta molto improbabile. È una di quelle carte che quando apri il pacchetto e la trovi fai... Eh, rimani un po' stupida. Paglio ancora questo. Ah, sei il doppione addirittura. Sì, Belgi... di quelle che ne stampano 3000 e ne mettono tantissime ovunque. Sì, diciamo io quando, quando sono insicuro mi rifugio nel classico. Certo. Eh, io invece. Però... Re... No, io oso perché sì. Anche perché poi ricordiamolo, va colorato. Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. Con... vediamo se riusciamo a rientrare nei tempi. No, dobbiamo riuscirci. Per questo mi rifugio nel classico. <ride> eh... Allora va bene, Wallace. E bisogna sempre usare bisogna uscire dalla nostra zona di attento bisogna uscire dalla nostra meglio se non mi appoggio più eh, dalla nostra zona di coppia no allora ecco le grappe puzza allora ecco queste sono una cosa interessante allora eh, dovete sapere che in America un set veramente rivoluzionario è stato il set di carte dei Simpson perché eh, avevano introdotto delle robe veramente interessanti non solo a livello cartotecnico cioè Stampa idee, eh, di, 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 per esempio inchiostri che gratti e, e emanano un odore particolare, oppure le carte lenticolari, le carte, quelle che sfreghi continuamente e scrivi che questo inchiostro nero stampato sulla carta che rivela qualcosa, un'immagine celata da questo inchiostro nero, e si praticamente cancella con eh, il calore del polpastrello che sfrega, per poi tornare dopo quando smetti di sfregare. È una tecnica particolare che è stata utilizzata anche su alcune figurine in Italia. Uh, oppure le figurine eh, scusate, le carte dei Simpson che uh, fate... ah, sì! Che si potevano leggere. C'era probabilmente una sorta di schermo tutto offuscato che con una carta decoder, si chiamava. Una con una specie di vetrino passavi sopra e rivelava l'immagine nascosta. Insomma. Le carte di Simpson avevano introdotto tantissime figate, anche a livello proprio di, di, di battute, eh, stratagemmi. Per esempio, c'erano le carte di Grattachecchi e Fichetto dove c'era un puntino dove te dovevi appoggiare il naso e quando appoggiavi il naso, praticamente Fichetto entrava dentro una ruota dentata. Cioè, praticamente c'erano questi stratagemmi anche semplici dove dovevi tappare un occhio, appunto avvicinarti alla carta, eccetera, per, fare, per scoprire la verità dietro a quella determinata carta. E quindi questa roba qui è stata replicata con le figurine dei Simpson anche in Italia. Però la cosa che è rimasta più impressa a, a noi sono state le figurine e le carte in America gratta e annusa. Gratta e puzza, gratta e annusa. Cioè questo inchiostro che grattavi e odoravi e sapevano sì, odorarci. Cioè, eh, erano tossiche. Sì, Ma anche nei libri... di... no, c'erano... I biglietti da visita, questa cosa ah, sì. sul serio? Sì. Ma oh. non, non sono diventate illegali queste cose? Ma no. Hanno, usato, hanno iniziato a usare altri Ma agenti sì, chimici. Non so, però onestamente non, non, non credo. Va bene, Agnese. Comunque, eh, sì, c'erano queste robe, ma ti ricordi c'erano anche c'è il libro dei puzzi e dei profumi di Geronimo Stilton? No, questo non me lo ricordo. Avevo diversi libri di Geronimo Stilton, ma questo dei Puzzi e dei profumi non lo sapevo. Sì, sì, nel Regno della Fantasia, grattavi, e c'era l'odore di zolfo, l'odore della rosa. Cavolo, sì, no sì, fighissimo. Sì, ho capito. va bene ragazzi, non copi pastate. Abbiamo capito che Agnese apprezza la piattaforma. Meno male. Eh, vabbè, no, non ho parole. Eh... c'era cioè, il drago che puzzava di zolfo. Sì, ragazzi bravissimi siete informatissimi su tutto bravi Dario che ricordo che mi hai risvegliato. ma ci sono ancora eh, ragazzi assolutamente dato c'è anche Kirter in chat Kirter che ha fatto, Kirtar, che ha fatto la, tua, la tua la tua carta praticamente ci sono i due disegnatori delle vostre carte Agnese sì, e Kirter ah, sì, sì. ciao Kirter Tanto la, la carta di, di. sono due carte eccezionali, anche quella di Francesca con dietro i suoi personaggi. Beh, poi, poi vedremo qualcosa Francesca. di. Bella, davvero. Eh, sì, lo so, Vinzo. Eh, colpisce anche me questa, questa roba. Se non sbaglio, c'era anche il tonico alla rosa, ma no? quella è un'altra roba, Ricky. Non c'è Agnese qua con me è a casa. Uh, io stasera devo fare un'altra roba. Dario, mi racconti? No, no. Dario, ti ricordi quando hai. No, anche questo non lo leggo. <ride> Mamma mia. I Quante cose da non leggere. Del... Il puzzo della balena morta me lo ricordo ancora. Io credo che questa cosa sia falsa invece, questa notizia che mi dai. Dario, ma quando è il prossimo roleplay con Frappro che Richard? Io ho fatto solamente con Francesca, ho fatto eh. il l'ARP. Io non ho avuto mai modo di vivere un tempo. Non hai avuto di il piacere di, sì. di condividere Dario Bardo? No, ho solo eh, il eh, piacere che... di vederlo a, a, a distanza. Sì, perché poi Riccardo se l'è recuperata, eh, comunque, questa certo, avventura te. Molto, cosa ti ha colpito quella roba? Sì. <ride> sì, quando riuscivo comunque effettivamente a vedere chiaramente qualcosa, perché comunque ci sono stati un po' di problemi Boia. tecnici. Sì, sì. Eh, però era bellissimo, cioè, si vedeva che, chi, che le party, cioè, chi ha avuto modo di vivere l'esperienza ha, vissuto... <ride> ha vissuto una bella esperienza. Un'avventura un interessante, un sicuramente. Oh, no, no, certo, certo, un'avventura piena di sorprese, diciamo. <ride> no. grazie perché effettivamente mi sentivo un pochino poco c'era il silenzio eh, che dovevo riempire capito, grazie certo tra l'altro vi sveliamo anche alcune cose sul layout eh, il layout è quello delle mie carte un po' riinterpretato tra l'altro abbiamo messo anche il logo pre video quindi sono carte proprio esclusive pre video poi vediamo come farlo uscire dal, dal, dal riquadro come farlo rientrare comunque sta venendo molto bene. Quando un bel bacione in bocca corrisce. allora no, non è il momento <ride> eh, in questo momento. Grazie. Ma non lo non esplodiamo. Sento un buon odore di caffè. Se non, se non erro. Se, se ne può avere uno? Caffè sì, caffè si può consumare, no? Penso. Chi lo sa. Eh, anche se ricordiamo che siamo a favore assolutamente, però non è il momento perché stiamo disegnando le carte molto importanti. Eh, quello di Richard sì sì sta venendo sta già anche colorando Richard cioè sta andando ah, lui in... Ma sta... è avanti. ormai c'è lui che porta avanti la baracca Ma ha no. paura del tempo lui ha, ha, va... voi siete degli artisti che rispettate le consegne oppure c'è sempre Senti. che rispettiamo le consegne <ride> assolutamente sì il problema non... è che c'è sempre questa duplice cosa ovvero che chi non rispetta le consegne è spesso è anche molto molto bravo <ride> 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 e chi le deve rispettare spesso dice sai che ti dico Tiriamo un po' via perché tanto va a Ho capito. E poi c'è sempre questo problema di consegnare de de delle eh... deadline. Sì. Non si capisce se il, um, il problema sta nel fatto che le tempistiche sono sempre irrealistiche. O se sei tu. Vabbè, io che c'entro adesso? No, io... intendo tu, <ride> eh, tu, persona che devi fare il lavoro, che sei lento o altro. Sei lenta te? Io? Eh ah Io sì, tantissimo. Ma <ride> non so se vedi, cioè, lui magari. Ma non mi sembra così lenta, in realtà, eh? Sì, sì. Eh, Vabbè, lui è un razzo, guardalo lì. Grazie Pure. di cuore. Grazie di cuore alla regia che ha prontamente e sapientemente portato un, un bicchierino di caffè. Eh, Dario ci descrivi in 5 parole il tuo stile preferito di disegno eh, Il mio stile preferito di disegno è Simone Peano Cioè proprio detto papale papale Non ho nient'altro da dire eh, Uno stile dinamico, dinamico A volte gettato via Abbozzato Immediato però è potentissimo Perché riesce ad arrivare subito È coloratissimo eh, Basta Simone è mio fratello Anche se non l'ho mai visto in vita mia eh, Grazie regia di Prime Video per il buon caffè Dario, la Galadriel di Richard è più espressiva eh, di, di, di personaggi che fai soli, di solito te. Eh, certo, non lo puoi reinterpretare. Ho cercato, diciamo. ho cercato di, di renderla abbastanza espressiva. Ma rappresentare... Comunque... Hai fatto anche dei belli orecchioni, eh? Poi belli lunghi. Sì, per far vedere che è, che è un elfo. Ah, sì? <ride> sì. <ride> sì. sì è interessante. Dici che... Eh, lo non... vedi Far vedere le orecchie. Eh, Ci cioè, ho pensato a lungo, ma poi alla fine mi è venuta l'idea così so, gente, Dario ha fa, sì. fatto male al cuoricino Agnese io, allora ragazzi se io dicessi lo stile che preferisco è lo stile di mia moglie ci sarebbe un conflitto di interesse nemmeno, senza senso devo dire una persona esterna è come di eh, qual è il tuo ristorante preferito un posto di via di guinceri cioè se no sarebbe <ride> veramente un giocare in casa senza senso si dice bottura ma in realtà ovviamente si gioca sempre in casa ma è scontato è implicito eh ragazzi via bisogna no? Eh, mi sembra eh, giusto. Voi che insomma, comunque, eh, lavorate fianco a fianco e cioè, cioè, avete lo stile, non è che te dici preferisco lo stile di Richard? O viceversa? Oh, sì, <ride> non mi fa ridere questa, questa <ride> quest ipotesi. <ride> Bisogna sempre cercare di andare a. No, tempo. ma poi nelle nostre sfide, sui nostri canali, ci spaliamo sempre un sacco di cacca a vicenda riguardo sì, ai certo, dati perché certo, dobbiamo cercare Francia. di calappiarci <ride> okay. i giudici e quindi il favore del pubblico e vincere le sfide. Sempre. Quindi Quello i disegni sempre. peggiori in assoluto, quelli di Francesca sul suo canale? A me piace perché io l'ho trasformata in una sorta di creatura che sta ballando una specie di tarantella tutta distorta. Secondo me in realtà è tipo, c'ha le gambe incrociate, tipo è messa così. Eh ah, beh, allora dovrebbe avere i pollici invertiti. <ride> è vero. Quindi no. È eh, vero, non, non si può fare. Non si può fare. Vabbè magari c'ha i piedi invertiti e basta. Eh no, in realtà questo piede andrebbe messo in altro modo. Ma in realtà... Andrebbe ruotato tipo... Lo dovresti così. ruotare più verso eh, il punto vedi. di vista del... Non Però... Però non si può fare... E allora, però, dato che è così, si deve rilassare. No, volevo fargli dei piedi diversi perché farglieli uguali non mi andavano, era mm -hmm. un po' noioso, un po' banale però, però l'ho fatto leggermente troppo ruotato quindi toccherebbe rivedere vabbè lo rivediamo ma i peli sui piedi se lo fai più frontale solito. sì più frontale, più frontale i peli sui piedi non ce li ha sì, sì se li aggiungiamo eh, ora li lo, lo sai che dato che è così rilassata la potresti fare a una locanda Dai, un... ma è, vabbè basta rivisi rivisitiamola sì, nella locanda sì, va Nella va locanda appoggiata al panchetto che aspetta il birrone e via <ride> <ride> mm -hmm. va bene uh, chissà ci sarà mai una bella serie di prime video uh, con Tario e la Tomodachi in Giappone guarda, io lo dico eh, contro i miei interessi Pre, mi rivolgo ovviamente a Prime Video che ci sta seguendo sicuramente eh, abbiamo trovato il produttore della serie ci manca il distributore però questa è una mia opinione, eh, ovviamente <ride> eh, ma è maggiorenne Poppy? è maggiorenne? vabbè sì vabbè, questa che è la versione un po' anziana sui 40 ok, ci non sta va bene. Eh, sarebbe bello Dario, serie preferita e la mia serie preferita è The Boys di Prime Video. A me piace un sacco The Boys. Ma ah, poco... È bella The Boys. È il tuo... Mi piace solo questo modo in cui dietro. Se sì, Sei stata a parlare per tutto il tempo, l'unica pausa che hai fatto è questa. <ride> significa... Dario, ma Prime Video... No, 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 sta là, Isaac eh, Dopo aver detto un milione di volte... No, non, non ho letto bene. Kirchner questo nome che riesco. Io leggo... The Voice, però. È strano quello che scrivi. È la serie preferita di tutti. Viva Prime video, bravissimo! Prime video è contrario a qualsiasi forma di distribuzione. No, una... <ride> Ora, non voglio dire una sega, però, insomma, non è vero. Il in Japan va distribuita perché è un contenuto che porterebbe giovamento alla piattaforma. Lo sanno loro, lo so io, però questo è un discorso a parte. Piace anche. Eh, andiamo avanti. Evviva, evviva! Eh, intanto vediamo la carta di, di Riccardo, vediamo a che punto è. Sì, ora diciamo sto mettendo le, le tonalità di grigio perché ora gli spiaccio una mappa sfumatura che dà sempre un effetto carino. Non sai cosa mi ricordano questi bagliori bianchi? Okay. Quando andavi a lavorare sul, su un supporto tipo cartoncino mm -hmm. e andavi lì con il gessetto bianco, con il col colore bianco, a definire i contorni per riaccenderli bene, è molto figo così. Mm -hmm. Molto ah, grazie. grazie mille. Uh, Tomodachi, uh, dai ricordiamo, non è vera questa cosa. La carta di Prana <ride> è andata troppo oltre il suo stile. No, la carta di Prana ormai è a vita propria, cioè il personaggio ha preso sì, controllo. Da... Assolutamente mi piacciono. Sì. Le Tigelle sì sono un ottimo prodotto, eh, Dario. Se potessi cancellare, no, ragazzi, questo no, dai, ma che fate? State calmi. In chat, creerei un secondo account Prime solo per vedere Tomodaci in Giappone. Pensate un po'. Eh, Dario, meglio una collaborazione che non so di cosa stai parlando come ti ha aiutato il liceo artistico nella tua carriera? lo chiedo a voi voi che scuola avete fatto ragazzi? io ho fatto l'agrario e il liceo artistico ok allora l'agrario ti ha aiutato in qualche maniera assolutamente con infatti adesso <ride> perché me l'hai spostata in locanda posso farti vedere tutta la mia conoscenza delle varie <ride> fronde degli alberi no, ti partite... vuoi mettere una mucca dietro? Ah, a voi, ora ce la metto lo sapete Francesca ha vinto una gara di valutazione vacche No. Che vuol dire? Ah, vabbè, ma questo non so se è la sede giusta. Sì, per Sì, sì, questo sì, sì lo, è, lo è, lo è. Vabbè, allora, essendo appunto il mio istituto agrario, eh, c'è una, una competizione che vari istituti agrari appunto affrontano ogni anno nella quale eh, ci sono appunto queste... È presente le fiere de, sì, de, sì, della agricoltura, sono, no? M Mizzio era un coltivatore diretto, eh, quindi esatto. ci sono andato spesso. Quindi praticamente ci sono queste fiere dove vengono portati questi esemplari di, di, di vari animali, tra cui appunto delle vacche, e ovviamente loro rispendo, rispettano più o meno gli standard di razza, no? Okay. Quindi si considerano più o meno, tra virgolette, belli, dove è bello è standard di razza, non estetica, ma puramente okay. appunto eh, selezione. E I giudici devono appunto giudicare quali di questi esemplari vadano al primo, il secondo, il terzo posto in queste gare no? e noi studenti dobbiamo fare delle valutazioni nostre internos quanto più simili possibili a quelle dei giudici quindi quanto più tu ti avvicini giudiz al giudizio finale che verrà fatto poi dal giudice tanto più eh, prendi punti Vabbè, chiaro quindi... perché sei più vicino al professionista esatto okay. e quindi noi facciamo questa competizione qua e io e la mia squadra siamo arrivati i primi alla competizione nazionale di valutazione mucca ma come fai a valutare una mucca? cioè mi, mi tasti le mammelle? è eh un no, standard di razza tu guardi e ogni, ogni razza ha le sue peculiarità cioè... ah come quando tipo mi mamma ha fatto delle gare feline con i main coon mm -hmm. che cioè, vanno a vedere le orecchie esatto, e... esatto. Esatto, loro ah. fanno questa cosa ne, negli esemplari di vacche, sarebbe il nome proprio dell'animale. Dove, appunto, vai a vedere indicatori che, sono, che indicano la capacità produttiva, perché poi sono animali da produzione riproduzione e così via. Ho capito. Fighissimo. Uh, figo. E invece, uh, il, il liceo artistico comunque ti ha servito parecchio? No. No? No, eh, che io sento sempre pareri discordanti. Sì, diciamo che il problema ehm, principale è che non puoi fare di tutta l'erba un fascio, non puoi parlare del liceo artistico. Il liceo artistico è formato da professori, alla fine è quella la parte che veramente ti forma. Se trovi dei professori a cui piace insegnare, che hanno il loro bagaglio di esperienze e vogliono condividerlo con te, allora lì puoi farne tesoro. Io purtroppo sono stato abbastanza sfortunato, infatti anche nel mio fumetto Gira questa pagina parlo, è un po' autobiografico e parlo di uno dei miei professori che mi ha detto proprio testuali parole, tu non combinerai mai niente nella vita se ah, solo parla. un buffone. E ah devo così, fare, buffone? Devo, sì, devo da fare l'animatore la, la, nelle feste, ha detto. La denuncia e <ride> il genere... Sì. Va bene, quindi, quindi, insomma, questo però, sicuramente il contesto creativo e anche i compagni di classe eh, quello ha aiutato molto. Comunque, si era in un liceo artistico, quindi, comunque c'erano le ore di disegno, anche se il, il professore non insegnava niente, anzi, faceva le sue, le sue cose o fumava nel corridoio. Però, eh, insomma sicuramente il contesto è stato utile perché ho avuto modo di stringere molte amicizie. Vabbè, Te poi... le portate poi dietro nel tempo? No, ok. <ride> Vabbè. Però lì quando me le sono vissute è stato bello. A me è servito, io ho fatto l'artistico, ho avuto la fortuna di incontrare dei professori veramente bravi che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto e mi sono stati dietro, mi hanno capito e, anche nella mia follia perché io sono sempre stato così e, e mi hanno aiutato tanto, hanno indirizzato tanto quello che volevo fare verso il fumetto, l'illustrazione. Poi è andata bene. Però, sì, le esperienze vanno a seconda dei professori. Se trovi sì. le persone che palesemente sono lì, ma non sanno nemmeno perché ci sono, poi sta un po' all'individuo crescere per conto proprio, ecco. Però se hai fortuna è diverso. Poi dai ha fatto invece tutto un percorso completamente diverso dal nostro. Sì, ma io vabbè, sono. Cioè, io um, ho ancora. Devo ancora capire cosa vuoi fare nella vita. Davvero? <ride> Sì, vabbè. bene, no. vale una da grande. Esatto, esatto. Ma alla fine un po' tutti, secondo me, no? cioè, abbiamo questo momento in cui dobbiamo un attimo valutare fino a dove siamo arrivati e che cosa vogliamo fare. Quindi alla fine, eh, secondo me, ci sta. È bello chiederselo sempre, cioè a intervalli regolari e non dare per scontato che sia sempre tutto... Ok, sì, io credo di non, essere... non aver mai smesso di chiedermelo. Oh, cioè, è, è proprio alla base del, de, del percorso, no? Continuare a rivalutare quello che si è fatto, vedere, vedere no, se ma... l'ambito che... ce l'avrete un po' in testa. No, ma l'ambito cioè, ci siamo, soltanto che appunto molti, secondo me, nel sen... non lo so, magari oddio, oddio parlo per me. Però, cioè, io non... quando facevo le superiori volevo fare la grafica. Quando ho iniziato poi a studiare post diploma all'università, volevo fare a designer. Poi mi hanno detto, ma tu dovresti fare la fumettista. Io ho detto, fumettista? Ma cosa vuoi? Ma, ma perché? Perché mi dovrei... Il mio professore di illustrazione me lo disse, ma perché tu sei venuta a design? Perché non, non hai fatto fumetto? Io ho proprio detto, che se volevo fare fumetto, facevo fumetto. Mm -hmm. <ride> e, e poi dopo ho capito, però poi ho capito che non volevo fare neanche design, poi volevo fare la videomaker, poi dopo non si sa, poi su YouTube ho trovato lo sfogo verso YouTube tutte queste cose. È, è, è il mio... è capito il, 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 il fatto, nel momento in no? cui sei un, su un. comunque in generale Uh, su piattaforme come, come anche twitch e, e youtube in cui in generale crei contenuti eh, creando contenuti ti si apre un mondo perché lì alla fine sta tutto sulla tua idea e quindi la tua idea può essere applicata per un contenuto video per una live per un format per un eh, fumetto per un eh, libro capito e quindi uh -huh. nel momento in cui sei un nel, come nel mio caso e come nel nostro caso più un creativo, che un, io, non mi, io non mi definisco un disegnatore, come non mi definisco... Ma creativo, secondo me, è una definizione top, in realtà, che racchiude eh, tante racchiude cose. Sì, racchiude tante esatto. cose, e allo stesso tempo non ne spiega nessuna, però molto facile, no, da come risposta. Cosa sei, un creativo? Sì, sì. C'è una strana di tensione tra Dario Fraffro e che ti credo sia il tuo italiano. Comunque, ah. a, a parte questo, ragazzi... Eh, voi, però, state parlando di percorso. Uh -huh. Secondo me, cioè, voi non state parlando dell'obiettivo perché in realtà gli obiettivi voi non avete raggiunti tanti perché avete fatto libri vostri, avete illustrato libri per altri, avete, cioè, avete fatto veramente un botto di robe che tanti si sognano. No? Nel mondo dell'illustrazione del fumetto, uh -huh. quindi cioè, magari vi siete chiesti qual è l'obiettivo che volete raggiungere? C'è cioè una roba che non avete mai fatto una... a livello creativo, eh, artistico, sì, inter... sì. cioè. Un obiettivo del genere tipo un sogno nel cassetto: ho sempre voluto fare questa roba qui, tipo un cazzo ne so, una, una serie a fumetti di 20 numeri mm -hmm. dove c'è un'epopea che voglio raccontare fantasy oppure non lo so, voglio fare un'illustrazione che poi va pubblicata in Times Square. Che mm -hmm. ne so, una roba del genere non ce l'avete mai avuta? Vai Ah, vai Ricca. Eh? <ride> Ma uh, nel senso, ora mi stacco un po' dal disegno. Uh, va bene, sto, 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 faccio, sto proseguendo. Ma um, è finito. Quindi ma no, vai, ma che è finito, vai, in realtà il colore non è per niente quello che, che vorrei. Il, il colore è la parte più difficile di tutte, perché è il momento di studio in cui devo capire che cosa voglio, voglio fare dell'illustrazione. Um, ma allora, in generale, se io penso. Um, non so, è un po' come per il discorso del collezionismo, no? Capito? Okay. Cioè che ci non ci si, si, si ferma non, mai. Non ci si ferma mai. Ogni volta all'inizio dice: diciamo, Cavolo, io vorrei tantissimo che, che ne so, fare tutorial su, su, su internet per fare in modo che tutti quanti possano imparare a disegnare. Eccetera. E poi nel momento in cui ci riesci dici, sì, ma perché mi devo formare a insegnare? Perché magari non faccio qualcosa di creativo. e Quindi raccontare una storia. E nel momento in cui racconti una storia, dici Sì, però magari questa storia potrebbe essere animata e allora impari a fare animazione. E così via, e così via. E fai il fumetto e fai il libro e fai. capito? E tra Trovi sempre nuovi contesti in cui mettere la tua creatività, no? E questa è, uh, è anche una cosa un po' dannosa, perché non riesci mai a capire, capito, dov'è il limite. Okay. Sei sempre insoddisfatto, no? Mm. E forse è proprio questa insoddisfazione okay. che sia il motore che ti spinge a continuare a fare cose nuove, a volere sempre di più, ma è anche, capito, quello che, che alla fine ti, ti fa rimanere anche frustrato, perché dici sì, in realtà io... Sto avendo tanti successi di quello che sto facendo, però vorrei provare a fare an ancora di più questa cosa. È solo positiva, secondo me, questa roba, eh? Sì, è vero, porta insoddisfazione, ma è un'insoddisfazione, come dicevi tu, secondo me buona. Io non sì. la definirei nemmeno insoddisfazione, io la, la, uh, la definirei più una corsa contro il tempo. Cioè, io sono arrivato alla, alla conclusione, sì. a 32 anni, che anch'io sono come te, o come voi, ma eh, lo sono perché ho paura che tutto questo a un certo punto come per magia venga spento, cioè come un interruttore, a un certo punto c'è uno che dice: spegne tutto mm -hmm. e quindi magari non possiamo più esporci, non possiamo più condividere le nostre passioni, il nostro lavoro e quindi vado sempre contro il tempo. Però non è una frustrazione è più un eh, non so come spiegartelo, è più qualcuno che mi pungola continuamente tutti i giorni, mm -hmm. eh. Sì, sì, sì. Però meno sì. male la mi Sì, ma queste cose sono le, le preoccupazioni di tutti noi creativi sul web, no? Che stai di a dire, ok, per quanto tempo posso ancora continuare a sfruttare questa, questa cosa qui? Nel senso, mi sto costruendo veramente una base solida. E quindi, vabbè, però, di... da una parte, secondo me, siamo anche fortunati a potercela porre come problema questa cioè, cosa. Cioè, uh, vabbè, quindi... qui no. quello è la base, Quella esatto. La base. Quindi alla esatto. fine anche, cioè, è, è bello. Insomma, sì, sì, assolutamente. Comunque io so, cavolo, mi sono distratto e alla fine non, non, non ho più non ho Vabbè, capito cosa sto che... facendo. Proprio io sono della terza C. Vabbè, ah, perché adesso è uscito un libro che ho illustrato con Francesca Vecchioni. È probabilmente è riferito a questo, perché è un libro dove racconta, si raccontano le avventure della terza C di una scuola. È un libro bello perché è molto basato sull'inclusione, cioè parla di tante, diciamo, minoranze, cioè senza renderlo una cosa pietista o una cosa, insomma, fatta Bella, apposta pietista. per… Bella esatto. esatto. <ride> no, nel senso perché sai molto esiste spesso… Esiste come parola pietista? Sì esiste. Sì potete controllare da casa che se da si... casa poi mi molto... raccomando controllate da casa telefonate vabbè comunque è una cosa carina Francesca Vecchioni poi ha un'associazione che si chiama Diversity che appunto vabbè Digressione. potete approfondire allora Francescina si sì. il tuo sta venendo particolarmente bene eh. perché ovviamente ma in che senso scusa perdonami ma quale cioè tu mi mi è piace... bene? no è che su... c'è un attimo <ride> A me piace un, un sacco il tuo. Ma guarda, ti ringrazio. Anche a me piace un sacco il tuo. Il tuo sta, veramente, sta venendo bene veramente. Sì, però. ma infatti, Ric, prenditi i tuoi tempi. Cioè, rilassato. Anzi, ti faccio una domanda così a bruciapelo: sì. senti la mancanza di un'edizione italiana di Misha D? Sì. Un manga di initial, initial... In, initial D. Cos'è Initial D? È un manga su delle corse automobilistiche, anche se c'è di più secondo me. Ma guarda, io credo che effettivamente sia una cosa di cui tutti noi sentiamo il bisogno, anche certo in generale è Vedo qualcuno lì nella regia che fa tipo così... No, non è... No, no, no allora si non, è. non si sa cosa sta succedendo. <ride> mi sa che allora non è... No, non è vero, mi stanno dicendo. Non, vabbè comunque no è che secondo devi, devi prenderti più sì. Cioè Rick se vai avanti sì, e c'è 25 minuti è finito è, 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 e poi guardi la telecamera ma va 20, ma lui continua a difendere manti proprio no piano 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 piano, piano. <ride> Perché è importante stare tranquilli. Io non dico ti... Virginia parla direttamente, ma chi se ne frega. io cioè, dico cartelli per ora, abbracciarsi. Se la una adesso all'aeroporto. Ma faccio più confusione tra messaggi, così che è la tua domanda. Con il mio buono, Copali, co co dici quello che ce ne di e basta. Però... Con calma, con calma, ma sì, sì, perché stai ma... andando allora. molto veloce. Ma lui ce la definì, Matteo, lo conosce, è un no, allora, allora, vi dico, il motivo per cui io sono è così in trato, ansia sì. è che sono abituato alle nostre sfide di disegno. Cioè, mancano 10 minuti, 5, 4, 3, e quindi... E poi sono sempre dell'idea che a un certo punto devo guardare quello di Francesca e dire, no. ah, sta vincendo lei. Ma Capito? infatti, eh. grazie al cielo, stavolta non è una gara, perché sennò avrei straperso, eh, come anche di solito, e <ride> quindi... Ah. Comunque è tutto ok, è tutto ok, vabbè, grazie non preoccupare, Riccardo, per... va tutto bene. Grazie. Stanno venendo fuori, Dario, uh, va bene: disegna Sinergo, ma non ha senso. Questa cosa ma non, è, non fa parte di nessuna serie Prime video Sinergo per ora, eh? <ride> per ora Fortunatamente, eh. tra l'altro, perché sarebbe anche interessante. Ma ecco, sì: questo è interessante. Ducato, eh, come è andata l'asta di Paperone? Cioè, mi L'asta è stata molto bella. Nel senso, innanzitutto, è una realtà veramente incredibile. Innanzitutto, c'è un video che, in, eh, se volete, potete andare posso a vedere. per portare raccontare degli insight di, di quest'asta certo. se volete, se vi interessa. Allora, essenzialmente, in Italia, in Italia eh, questa cosa delle aste è trattata in modo molto poco dignitoso, secondo cioè? me. Perché, tra l'altro, Yachidale ha fatto recentemente un'asta. Anche lui ha fatto un video dove è andato a un'asta. Però, lui è andato a comprare un um, pezzo di un Boeing. Quindi, vabbè, stiamo <ride> cioè, parlando di cifre comunque diverse. Yes, sì. Però, oddio, mica tanto. Perché il giorno prima della mia asta. Asta comunque c'erano tavole di crepax che stavano sugli 8000 euro, cioè 1000, ah, è... 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, così top. proprio. Sì, come sì, fosse sì. nulla in cioè, camera mia ho sempre avuto poster di crepax da quando ero piccolo. Ma fatti no. cioè comunque c'è cioè, lei sempre un po'. Anche... Eh, erano bellissimi. Ce cioè, n'era uno e mi piaceva tantissimo perché era in un contesto in cui c'erano questi insetti giganti e c'era questa appunto tutta, tutta nuda e queste l'amante del religioso accanter. Mi piaceva. Vabbè, e quindi essenzialmente, diciamo, mh, quindi per quanto ci girassero dietro dei soldi veri, seri, era comunque tutto quanto abbastanza spartano, una stanzetta tranquilla, ma forse perché avevano cambiato sede, quindi non lo so. Vabbè, sta di fatto, entro lì e già, è una cosa... e già la mia presenza risulta strana, perché probabilmente ci sono tanti collezionisti che sono sempre quelli che sono sempre voi, io sì, che vedono sempre. Giustamente arrivo io, addirittura oso fare una, 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 una puntata, e ovviamente al mio alzare la palettina tutti. E chi ma è davvero quella? così, così è... setta, tipo. ma no, dai. <ride> no, però vabbè, diciamo per stato un momento di ca... chi cavolo è questa? Diciamo, però diciamo più che altro. Tipo, speriamo non ci voglia rubare le cose, le cose buone. Immagino perché comunque qualcuno ci avrà un po' di c'è cioè, qualcuno che tante. avrà arroticato tantissimo per il fatto che ti sei giudicata. Ah, no, no si... non... ne dubito perché comunque, ma si sì, dici? Mm, no, secondo me, no. Okay. Perché però allora, Cavazzano io, va, eh. Sì, che... sì, sì, ma infatti. Allora, infatti, questo: io avevo puntato una tavola che era particolarmente bella. Perché aveva tutte le peculiarità di Cavazzano. Nel senso, che Cavazzano è stato un innovatore, no? Quando c'era certo. la tendenza a fare tavole sempre uguali, Topolino, layout standard, dove addirittura eh, poi non si sa se è vero o meno. Ma Cavazzano dicevano, sì, però noi non vogliamo Cavazzano, noi vogliamo Topolino. Cioè, della serie. Certo. Questi sono i nostri standard, fai questo. Poi certo. si sono resi conto che in realtà lui era. Il mito che, che è stato e che è tuttora, però comunque tendenzialmente, quindi lui portava delle innovazioni, creava la, la prospettiva, a, a, aveva fatto questa tavola incredibile del deposito eh, che si staccava. Ed era proprio una tavola dove il deposito non era da davanti, un po' di tre quarti, era proprio completamente tridimensionale, di tre quarti, volante, col tratteggio tipico di Cavazzano, una roba pazzesca. Io avevo puntato questa tavola qua, bellissima, una sorta quasi una splash page che poi per Topolino è una cosa rara. Sì, è E ho detto. Oh, questa la voglio Fatto salvo il fatto che Probabilmente erano in tanti Aver detto sta cosa Perché la base d'asta era 400 euro E 400, 450 Il rilancio era da 50 450, 500, 550, 600 650, 700, 750, 750 mm. Siamo arrivati a 900 Io ho detto Senti 900 ora vaffan Cioè una, <ride> eh, vaffan, domo. vaffan domo Vaffan Domo, vaffan -domo. <ride> E, e l'ho lasciata. Però, c'avevo altre tavole che volevo prendere, quindi ho preso la seconda che, che desideravo e la terza che desideravo. E, poi vabbè, dai commenti in realtà è stata una cosa molto apprezzata. Sta cosa che io l'abbia lasciata, perché mh, non volevo neanche fare un video che raccontasse l'asta dal punto di vista del devi buttare tutto quello che hai, svenarti pur di raggiungere l'obiettivo, perché poi non è quello l'obiettivo. no? È anche secondo me, trovare un po' un equilibrio tra quello che desideri e quello che poi riesci. Cioè. Perché poi nel, nel contesto dell'asta dal vivo c'è l'adrenalina, c'è cioè che stai lì. È eh, bello, secondo me. Sì. A me tremavano le mani, era proprio una Davvero, cosa. che... così tanto. Perché, vabbè, io sono anche molto suscettibile okay. a queste cose, però c'è cioè, proprio che non sai cosa sta per succedere. A me dà fastidio non sapere cosa sta per succedere. Non è che sei su internet, metti la puntata, boh, può cambiare, però tendenzialmente. No, lì sei. C'è il colpo di scena del vecchio <ride> che tira capito? su. c'è cioè, sì, sì, sì. quella tensione di dire. Oh, me lo riesco a prendere oppure no cosa devo fare devo alzare ancora palettina oppure no cioè ha senso che io lo faccia è questo che si, ci si aspetta che io faccia quello che, che poi io non mi pentirò di aver fatto e quindi c'è stata un po' questa situazione così e quindi l'ho mollata perché era salita troppo non io con le aste ho un rapporto difficile cioè nel senso devo vincere a tutti i costi <ride> okay. e, però ecco io ho avuto un'esperienza simile solo che non, non era un'asta sono uh -huh. andata in una galleria ehm, Tavoli tavole originali okay. eh, in Francia uh -huh. la la DM Gallery eh, che è famosissima in Francia a Parigi sono arrivato all'orario di chiusura ho anche raccontato che voleva a tutti i costi qualcosa su Spirou mi sono fissato a Spirou e ho trovato questo questo artista che è Johan che fa che gestisce ora le, la, la, le storie di Spirou sulla rivista uh -huh. di Spirou e aveva fatto questi acrilici per una mostra meravigliosi ho chiesto il prezzo mi hanno detto vai ho pagato sono andato via perché era una roba Micidiale e tra l'altro ho conosciuto poi Johan, l'ho intervistato e mi ha fatto anche una carta di, di flashback perché eh, la volevo fare a lui a tutti i costi. È stata un'esperienza bellissima, cioè sfogliare le yeah. tavole, c'erano anche, eh, anche tavole italiane, mm -hmm. eh, c'era tanta roba anche del fumetto tradizionale, classico italiano, c'erano tanti artisti francesi importantissimi. Un'emozione incredibile sfogliare quei faldoni pieni di tavole, acrilici, quadri, veramente bello, 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 un'emozione incredibile e penso che guadagnarselo con l'asta sia ancora più soddisfacente sì, è stata un'esperienza un pazzesca cioè io sono stata molto contenta di averla fatta perché mi ha dato tanto, era, era un settore che non conoscevo, a cui mi approcciavo per la prima volta ed è stata un'esperienza adrenalinica per quanto mi riguarda certo. che appunto mi ha fatto ottenere la cosa che volevo ma... e mi ha fatto anche desiderare di partecipare di nuovo, però non so se lo rifarò dal vivo. Non sei mai più stata? No, perché l'ho fatto a maggio, poi in realtà queste aste le fanno ogni tot, quindi okay. le organizzano, in, an in anticipo comunicano il catalogo, però appunto diciamo circa ogni sei mesi, quindi fai conto okay. che non è passato tanto tempo. Se fossero più, 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 più frequenti. Con cioè. questa casa d'aste qui, ogni sei mesi circa, poi okay. dopo magari ce ne sono altre che appunto... Okay. Però Diciamo, è stato veramente interessante. Mi sono. Mi è piaciuto parecchio. Poi adesso eh, mi sto informando, e anche nei commenti mi hanno aiutato molto su come esporre le tavole. Perché, ovviamente, essendo vecchie di 40 anni, erano dell'89 queste tavole, okay. eh, già sono un po' ingiallite. Mm. Poi se tu le metti eh, in determinati raccoglitori che hanno degli acidi particolari con cui so è stata fatta la plastica, e tutto, le rovini la carta e l'inchiostro. Se le esponi alla luce solare le deteriori più velocemente. No, sì, si sì, no? Sì, 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 schiariscono. Quindi, ovviamente, quindi eh, anche lì... Oh, sto avendo tutti gli accorgimenti del caso perché poi l'altra cosa che mi piacerebbe fare è esporle giustamente perché poi è un peccato averci tenere nel... No, io espongo tolare. tutto al chiuso eh. e sotto vetro e via. Sì, sì, sì. È la meglio cosa. Ecco, si è parlato però dell'influenza dell di Cavazzano su di te, però quali sono stati eh, i maestri che vi hanno ispirato? Era la domanda classica, però in realtà non è così banale a volte. Cioè, chi sono i vostri punti di riferimento attuali nell'illustrazione e nel fumetto? Allora, adesso io sono una... Allora, c'è una persona che non si potrebbe dire la mia ispirazione, ma è tipo, non lo so, che quando la guardo mi sento bene Ah! Okay. ed è Enric Fernandez. Mm -hmm. sì. Lo mi piace tantissimo, è proprio troppo bravo. <ride> E, invece come stile, stilisticamente parlando, io sono una grande fan di Cartoon Network come, okay. come approccio, come semplificazione, come stilizzazione e tutto. Quindi in Italia ci sono due che tu conoscerai, che sono Guarnaccia e Dagnano, che a me piacciono tantissimo. Guarnaccia eh, Dio, cioè, eh, proprio esatto. eh, lo amo, ma poi Francesco in generale è una sì, persona sì, sì. splendida. Esatto, eh, loro mi piacciono tantissimo. In generale tutti gli approcci di questo tipo che mirano a stilizzare, così è proprio quello che... Che mi piace molto. Ho capito. Però ah, no, ci sta. Infatti, mh, eh, vedevo qui dei tuoi lavori dietro di te: insomma, ci sono un paio di robe che ricordano un po' Francesco con lo stile rotondo, super dinamico. Sì, sì, assolutamente, e sì. assolutamente. E invece, sì. Ma guarda, nel mio caso, mh, io se posso dire, affermare una cosa: non sono per niente una persona culturata, nel senso che sono molto istintivo nel mio modo di, di esprimermi anche attraverso il disegno, l'illustrazione, il modo in cui ho di. Imparare a capire anche dagli artisti che mi piacciono, e quindi mh, più che seguire alcuni artisti nello specifico, cioè, vado su Instagram e tutte le persone che seguo, su tutti gli artisti che seguo su Instagram sono le mie fonti eh, giornaliere di ispirazione sostanzialmente. La grande. Quindi, se mi chiedessi invece di nominartene uno e parlartene, non saprei dirtelo. <ride> però all'inizio, sicuramente, uno dei motivi, poi che mi hanno spinto a Portare avanti questa mia passione del disegno, del fumetto, eccetera, è, sono sicuramente tutti manga, tutti i manga che aveva mio fratello e che lui non mi permetteva di toccare e che quindi io toccavo lo stesso. E le prime riviste tipo mh, Benchio e eh, queste qua che sfogliavo e mi ritrovavo a. a affascinato anche da, da questi disegni di questi personaggi con tutti i capelli colorati eh, dico ma fammi vedere un attimo se riesco a ridisegnarlo e allora le ricopiavo e quindi i manga hanno avuto un ruolo fondamentale per me leggi ancora? Eh, allora vorrei leggere molto di più diciamo che quello che sto facendo attualmente è continuare tutte quelle serie che poi un giorno quando finiranno se finiranno tipo Re One Piece. Me le leggo tutte sì non, non mi sono addentrato per fortuna in One Piece però, però sì insomma sto continuando a, ad acquistare per fare in modo di poi recuperarmi tutto quanto. E una cosa infatti che mi ha insegnato tantissimo il manga sono è il, la dinamicità del, del, delle situazioni, delle pose, cioè per esempio io una cosa che ho ora mi, mi potrai anche eh, con, con, contraddire sicuramente perché ovviamente ci sono artisti, artisti, stili eccetera, però una cosa che io ho riconosciuto sempre ne, ne, in moltissimi manga è che con pochissime, cioè con pochissime linee, anche con, con pochissimi accorgimenti, riescono a farti capire un intero movimento, un'intera azione. Il personaggio è saltato qui, è andato, ha fatto, ha tirato un pugno, e dai, proprio l'idea del, del pugno, della dinamicità, che, della dinamicità della, delle scene. Mentre spesso anche in molti film di supereroi, In molti film, in molti fumetti di supereroi, come per esempio quelli più famosi della, della Marvel, eccetera. Um, ci sono artisti e artisti, però, spesso ho visto che le poste sono più statuarie capito sono più fermo immagini di scene di scene colossali cioè, dici che sono un po più manieristici cioè un pochino più tronfi invece sì. il manga è più immediato sì, ti il, piace il più manga per... è proprio capito vedi okay. una scena inizialmente magari non, sembra che non capisci niente ma se hai letto tanti manga capisci che quella scena è estremamente dinamica e sta tirando che so il personaggio sta tirando un sacco di colpi che stanno sfondando il nemico qui 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 sì, qui sì, qui sì, lungo tutta la pagina ed è, ed è bellissimo sì alla fine se ci pensi eh, dipende anche molto dal mangaka in questione però tipo uno tra tanti Akira Toriyama è stato eh ampiamente apprezzato senza proprio per senza. il fatto che lui era perfettamente in grado appunto con, queste, con questi con di farti capire esattamente cosa accade nel combattimento cosa che tanti altri mangaka dopo di lui non ci riescono ci provano lui, eh, ma non ci riescono riescono a fare tutti questi combattimenti oh belli eh, perché tu lo guardi e dici cavolo bella stracomplessa come tavola ma non capisco nulla di quello che sta succedendo invece lui da contro eh. lui riusciva nonostante Esponesse questi fisici statuari perfetti, nerboruti anche soprattutto durante la saga di Cell. Riusciva comunque a essere pulito, immediato, perfetto: proprio sì, sì. una roba. Il più grande, forse il più grande, uno dei più grandi. Uh, sì, Sembrava uno storyboard cinematografico, come dicono in chat. Non c'entra niente invece quello che hai scritto, te adesso, Biscopo Pasco. Credo <ride> sia sì. sì. Eh, poi ha attraversato vari periodi, lo stile più rotondo, mm -hmm. più cartonesco di, di, di uh, Aralechan, poi siamo passati a alla prima saga di Dragon Ball, poi fisici un po' più appunto, uh, come si può dire, appunto nerboruti, o comunque un tratto un pochino più uh, rubido, ecco diciamo così, e poi siamo passati a, al periodo adesso minimal dove proprio i personaggi diventano sempre più magri, mm -hmm. tutti un po' più scarni. A me è un altro che comunque piace tanto, ora magari a livello di narrazione o cose potrebbe essere meno interessante, però io... Ho sempre mh, eh, apprezzato un sacco eh, Kishimoto. Ah, oh, ok. Perché un'altra cosa che mi piaceva tanto di Naruto, mh, più che la storia in sé, perché magari, la, cioè, oddio, la storia di Naruto per me ha significato tanto perché era in degli anni particolari, no? Quindi ci sta che comunque c'è chi si appassiona a una storia piuttosto che l'altra, e mh, come d'altronde anche altre saghe, tipo Harry Potter, che si dice abbiano preso tanto dal Signore degli Anelli, Cioè, un oh, mio collaboratore che è, così, è fissato. No, da incredibile Harry Potter è soltanto una banale coppia e tutto però eh, appunto a persone diverse può dare significati diversi no? per me che ero piccola a me piaceva l'idea della magia capito a prescindere da che fosse declinata in un modo o nell'altro certo. e quindi Masashi Kishimoto mi piaceva tanto anche per lo stile perché anche e nel suo caso, io trovo che lui fosse veramente bravo a stilizzare e semplificare tante cose. Cioè, molto spesso lo vedi che lui non, non rimarca tanto sull'abbigliamento le cose, però lui in poche linee riesce a darti perfettamente l'idea di una maglia stropicciata, di, un, di una posa dinamica. e Questa era una cosa che Sono anche ha apprezzato. E il primo Kishimoto era molto più dettagliato. Mm -hmm. E a me piace molto, infatti, il Kishimoto tra la fine del, del diciamo, tra il pre-time skip e il, quando poi Naruto è, è sì, più grande. È c'è cioè quella di parte... una di... stilistica. È figo. Cioè ha fatto un'evoluzione. Usava addirittura di inquadrature inedite quel il Fish Eye, che prima non sì. usava mai, poi ha iniziato a introdurlo con lo Shippuden, cioè comunque con eh, Naruto 2, diciamo. Mm. Mm. E, e infatti mi è piaciuto tantissimo perché riusciva a essere molto più immediato e fresco. Mi è, mi è garbato tanto quel Kishimoto lì. E, e poi una cosa che tutti hanno sempre sottovalutato di Kishimoto è il, um, la struttura di, degli edifici, dei vari villaggi, perché comunque loro avevano la, la rete elettrica, mm -hmm. però era un mondo che sembrava l'antico Giappone, e quindi lui aveva fuggito in questa estetica, non ti dico steampunk, però mm -hmm. non so nemmeno come definirla, edopunk, cioè era un mm -hmm. Giappone eh, vecchia scuola, però con l'elettricità, la tecnologia, una cosa strana. Figo. Uh, il migliore... Vabbè, quello non c'entra nulla, Roshimaru, stiamo parlando di Kishimoto, non di Oda. Edo, sì, Edo è il nome dell'antica Tokyo. Come va, Francescina? Che tu Ma dove l'hai colorato? Sì, tra l'altro siamo... Sì, lo sto colorando. Beh, Edo qua, anche se sì, l'ho inventato ah, ora, okay. non esiste. Sì, dobbiamo andare piano piano a chiudere per vedere cosa abbiamo fatto. Live palesemente non in diretta, oggi no? Gigi è in direttissima. <ride> <grandetto. ride> palesemente non in diretta. Cos'è il palesemente non in diretta? Perché credo mi sia registrata questa Ah, questa live, ok, ok. Eh, ecco anche questa è una domanda interessante qual è il vostro videogioco preferito dal punto di vista dei disegni videogioco mm. preferito dai disegni sì. cioè, no, sì. io ovviamente dico okay. Capped perché eh... lì è predominante la parte certo. di disegno quindi ci sta effettivamente cavolo sai che effettivamente da questo punto di vista non ci avevo mai pensato c'è anche Okami che suggeriscono in chat ah, che cioè Potrebbe essere Children of Silent uh, Town Okami <ride> ok, no. è è uno di quei videogiochi che mh, allora io l'ho conosciuto quando facevo le superiori anzi no le medie perché era uscito Kami per Wii e purtroppo io non sapevo l'inglese quindi non sono riuscita a giocarlo cioè l'ho comprato ma non, non lo conoscevo abbastanza da ragazzina delle medie da parlarlo certo. fluentemente quindi non, non riuscivo a seguire il gioco ed è stato un, un peccato veramente perché mi piaceva tantissimo stilisticamente io effettivamente non, non ne ho assolutamente ah! Ma dai! è venuto Matteo Ori. Ah, Ori, Ori è bellissimo. 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 A me piace tantissimo, quelle colonne sonore mi piacciono tantissimo. Lo, lo adoro. Ori. Ori. Ori so, Blind Forest è come il secondo Spirits Spir of the Wind the, come si? The... of the wind, uh. mi veniva a me. Però scoppiati tutte e due, massacrati. Sì, troppo sì, sì. Bellissimo. Ah, no, allora io voglio, me la gioco così. Non è il mio gioco preferito a livello stilistico, però è uno veramente bello che vi consiglio. Eh, si chiama Later Alligator. No, non lo conosco. Eh, è troppo bellino. È un, um, è un indie game, quindi, comunque un gioco anche a, che non dura tanto e che è realizzato eh, con particolare attenzione alla parte di animazione. È, è realizzato proprio da uno studio che fa animazioni. Okay. Quindi la parte di videogioco è veramente limitata a poche cose, cioè, è molto semplice come trama. Sono minigame cose semplici. Però essenzialmente la trama è che sei un investigatore privato alligatore come puoi dedurre dal nome in un mondo di alligatori e viene ingaggiato da un alligatore che dice che stanno per ucciderlo devi scoprire chi è oh, o vuole ucciderlo e come ma oh, cos'è un'avventura grafica è, è una sorta di avventura grafica è veramente divertente okay. cioè è molt, ripeto molto semplice da giocare come, come gioco però c'ha uno stile di animazione e di disegno che appunto io che a me piace tanto lo stile cartoon un po' in stile cartoon network e tutto io lo amo Ve lo consiglio tanto, è molto bellino. Molto bello, l'ho visto mentre lo giocava e mi è piaciuto. Solo che come al solito fra vedo Francesca giocare ai giochi belli, ormai ci sta giocando lei, quindi io non ci gioco. Ecco, esatto. Benissimo. Benissimo. <ride> Guardate un gameplay che ti devo dire. No, non è il, non è il pub, questa, è un'altra cosa, ragazzi. Ciao, ragazzi, ci sono film d'animazione o meno, che hanno uno stile particolare che vi è molto piaciuto o vi ha molto influenzato. Beh, su di me lo sapete, piato, chiediamolo a loro che. Quindi in animazione in generale Un registi magari un'estetica allora sicuramente hanno avuto un ruolo fondamentale eh, vabbè lo studio gig, vabbè quello se, bisogna dirlo per bell forza bellissimo basta. mi ha proprio dato tantissimo ma eh, Tim Burton Tim Burton con eh, ho sempre, soprattutto all'inizio quando mi sono approcciato ai miei primi contenuti, ricalcavo molto uno stile Timbartiano anche nel, nelle storie che raccontavo, che erano magari romantiche, ma sempre con quella nota, capito un po'. E ancora adesso, gran parte dei miei contenuti cercano sempre di, di sconvolgerti un po', di mh, magari farti provare un certo tipo di emozioni, ma poi all'ultimo stravolgerla, no? E quindi là dove c'è del romanticismo, c'è anche un po' di. di, di... Di paura e di macabro o se c'è una nota divertente, quindi qualcosa molto parodistico. Poi, però, alla fine finisce sempre sul magari anche leggermente violento. Insomma, alcuni dei miei contenuti lo rispecchiano abbastanza. Però, Francesca, dici tu? Uh, io ci stavo ancora pensando, quindi non lo so, <ride> no, è che. Um... Cioè, di non vorrei rispondere cose banali, tipo, ad esempio, eh, vabbè, a parte ovviamente quello che ha già detto Rick però cioè, non vorrei dire cose banali esatto. come quelle che ha detto Rick. Vorrei dirne meno banali, però purtroppo non mi vengono perché quelle banali sono anche quelle giuste. Quindi, Beh, in realtà, quelle ispirazioni che, che dice Rick sono le ispirazioni base ormai di un po' tutti eh, sì. i bravi sì. artisti. Perché non ci puoi fare niente. Prendiamo le distanze dalla violenza, Si sì, sempre, Venamo, non so cosa c'entri, però sì. Se posso chiedere, volevo sapere se avete una serie manga fumettistica preferita. Beh, un po' l'avete già detto, però insomma, se volete approfondire proprio la serie vostra preferita, non lo so se l'avete esplicitato. Serie? Serie di che tipo? C'era cioè, una serie, C'è cioè una serie di manga, una... Ah, di, di sempre sì, sì. di... Uh... Una storia ma... manga. Manga, 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 manga. Allora, io non, non parlerò di una serie preferita, però in generale ho, ho letto un manga che mi è piaciuto molto, soltanto che poi è andato un po'. Eh, però mi piaceva l'idea, che era Agin. Ah, oh, certo, sì. Eh, Agin mi era piaciuto particolarmente. Eh, ho visto in generale come l'avevano anche reinterpretato nel, nell'anime, ma. Uh, come dire, poi mi, mi aveva preso tantissimo e poi come tantissimi uh, manga poi dopo un po' vanno a prendere una deriva un po' strana come se dovessero chiuderlo subito e poi mi deludano e quindi cerco di ricordarmi solo la parte iniziale, la sensazione che mi, fa, mi hanno fatto provare all'inizio. Beh ci sono a seconda dell'edito e delle esigenze della rivista, a volte queste storie prendono delle pieghe veramente inaspettate eh. e spesso brutte. Ric, dato che ci avviciniamo verso la sì. fine, mi, dici, mi racconti un po' che cosa, che cosa hai fatto tirando un po' le somme sulla tua carta. Ma allora, prendiamo la, la graphics. Sì. Graphics. Eccola. Allora, questa qui è Galadriel. Quindi, stando al primo suggerimento che hai dato, che ha stravolto <ride> completamente tutto quello che avevo forse in mente di fare, <ride> fatto quindi è una Galadriel molto con questo sguardo deciso, un po' abbozzato. È tutto un po' abbozzato, ragazzi. Ma sì, cioè, non è, che non è dei chiaro. definitivi quindi. mega galattici. no la fine. Eh. Um, quindi, questa Galadriel, appunto, con questo sguardo molto severo, eccetera, però che dentro di sé racchiude tantissima malinconia. Okay. che vediamo espressa dietro vediamo espressa dietro e anche un po' in generale da questo sfondo che è tutto rosso come capito come il sangue quello sfondo lì lo renderei olografico cioè. <ride> eh, vicensissimo, Beh, Sarebbe vicensissimo farebbe bello cioè, sì. fine, secondo me rende un po' l'idea anche del contesto della carta con lo sfondo così mm -hmm. sì 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 sì, sì. e quindi, quindi so. questo. infatti diciamo c'è anche questa polvere come se tutto stesse bruciando dietro di Beh, lei in una puntata succede effettivamente questo e lei viene coinvolta in questo quindi sì ci sta Esatto, e basta, sostanzialmente. È molto bene, è venuta molto bene, ma a me piace appunto che invece di mh, fare proprio una sorta di stand dietro, hai scelto appunto di prendere un altro contesto, di applicarlo al contesto che vediamo frontalmente e vedere le due facce di Galadriel, che poi eh, sono le due facce che vediamo nella serie, cioè questa continua, oddio ce la farò, non ce la farò, oddio l'ammazzo, oddio non l'ammazzo. Insomma, è proprio quella Galadriel nella serie, quindi sei stato molto bravo. Invece Francesca? Allora io... Sto Francesca sendo... Ha fatto la foto dell'Olifance di Poppy. Assolutamente, esatto. po in... <ride> questo era il mio concept. Poppy, OnlyFans, Quindi ragazzi, chi eventualmente voleva... Vabbè, io sono ancora in una fase un pochino più arretrata, devo dire. Poi ci lavorerò un po' da casa. E... Però insomma, ecco, la nostra Poppy, su consiglio di Dario... Mettiamo il tuo... nome, tra l'altro. Ah, giusto, giusto. Sì, tutto. sì, così almeno diventa proprio la carta di Poppy. Only Poppy non è male, eh? eh sì, sì, comunque ci sta. Sì. No, era Giovanni Giorgio, si sì, era un nome eh, Tranquilli. Eccolo qui, Poppi. Io me metterei tra parentesi, come sai, le versioni. Esatto, esatto, bravo, bravo. Le, le, giusto, varie giusto, le versioni giusto. variant, le versioni alternative delle carte dei gaccia. Tipo, eccolo qui. Boom eccoci qua, guarda com'è bella secondo è com è. me è perfetta ah, sì, mi piace sì, un sì, sacco eh? ma mi fa piacere Rick <ride> a qualcuno piacerà <ride> ma no, ma è bellissimo a qualcuno piace sicuramente a qualcuno sì, sì. no, sì, sì. no, i furry, furry quindi piacerà anche questa assolutamente assolutamente. che categoria è questa secondo te? Furry Fit Furry Fit sì sì assolutamente King Furry Fit Buono, io non so se, se, se siamo pronti, penso sì, chiedo anche la regia. Sì, bene, possiamo andare a, a chiudere, a salutare gli ospiti di questa puntata di Dario Cars. Attenzione. Quindi ringrazio, ecco, versione Andrea Otti. e ho detto alla fine sarei stato così certo l'avevi promesso all'inizio della puntata quindi siamo siamo in bolla ringrazio ovviamente Flaplog che eh, potete seguire ovunque seguitela su Instagram seguitela su YouTube ovviamente anche Richard eh, stesso paio di maniche seguiteli perché comunque condividono un botto e, eh, ed è, è da una vita che portano avanti un discorso ben preciso di creatività sui social e vi ringrazio per essere stati qui con me grazie a te grazie Questa Dario è stata tra l'altro si è trasformata poi in un'intervista <ride> in una sorta di alcolisti anonimi della De, de, dell'arte però no insomma... ma mi dispiace che tu hai dovuto riempire molti vuoti dati dal fatto che quando siamo concentrati noi siamo veramente ma no, io mi diverto mi diverto eh, è bello perché non era tanto tempo che non parlavamo così approfonditamente del nostro lavoro di quello che facciamo eccetera e delle vostre ispirazioni, che francamente non sapevo del tutto, cioè si possono intuire, ma non è che le sai finché non le senti da, dalla bocca dei, dei creativi direttamente. Quindi è stato anche super eh, formativo per me e mi sono divertito molto. Ringraziamo anche la chat che c'è sempre stata, che ha sempre commentato e partecipato e, e che ci ha aiutato a, a seguire la direzione del personaggio di oggi noi ci vediamo alla prossima puntata seguite Prime Video su, su Instagram su Twitch eccetera per la prossima puntata ma tanto le nostre storie vi aiuteranno a vedere eh, quando ci sarà la prossima grazie a tutti, vi abbraccio e Prime Video occhi e cuore questa è una pancia mia che regala il progetto che regala il progetto così grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, ciao a tutti ciao ciao ciao, 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 ciao. ciao.